Quello che state ascoltando è Fumble. Fumble Now! No, è Fumble Shui. Fumble Shui. Fumble Shui. Fumble In Shui, questo sì. caso è Fumble Shui. Perché? Perché Fumble Shui? Perché stasera giochiamo a Feng Shui. Yes. Non giochiamo da soli e sarà una puntata estremamente meta. Esatto. Sesso, Per droga rispondere. e Feng Shui. Sì, quello è il titolo della puntata, Sì. grazie Roberto. Sei in grado di leggere. Mamma, ci siamo, È Madonna. fantastico. Io l'ho perso nel mio modo, che più che meta è met, però. Blu. Stasera si cerca di rispondere all'antica domanda: può un gruppo di nerd sopravvivere all'apocalisse? O qualcosa del genere. Chi lo sa? Voi non sapete assolutamente nulla di No. questa avventura. Sappiamo che interpretiamo noi stessi, che Sì, solo quello. è già problematico di Sì, per è sé. un Pensa per problema. me. Pensa Esatto. per me che masterizzo. È già Tra mezz'ora problematico così. saremo ognuno perso in se stesso nel cercare di risolvere i suoi problemi. Quindi sarà una puntata di silenzio. Oddio, Puntata di perché ho fatto così. questi errori nella vita? Vabbè. Fumble lo trovate su fumblegdr.it, che è il sito della trasmissione, e sul sito della trasmissione ci trovate le miniature dei personaggi, le nostre c'erano già, quindi non le devo fare per questa volta, urrà, Devi fare solo la sua. e anche quella di Andrea in Ah, realtà. giusto. Ci trovate su fumblegdr.it/shop i nostri gadget e la possibilità di comprare il manuale di Urban Heroes usando il codice, Fumble grazie Now! Roberto, Potete usarlo dell'assist. anche per comprare qualsiasi cosa, ordini su Amazon Prime Now. Andate ai bagolari che mi dicono essere un posto dove vi fanno lo Se sconto date anche se dite Fumble Now alla Fumble cassa. Now alla cassa, vi fanno lo sconto ed è anche un bel È un aggredito. bel aggredituismo. Ciao Andrea. A parte questo, potete Ogni andare tanto qualcuno ci anche. asseconda delle nostre follie. Potete andare Sicuramente ti anche. offre da bere se vai, quello Che sicuro. bello. Te lo offro anch'io da bere se mi lasci finire di parlare. Su Prendendo tempo. QWERTY.it, dove potete diventare soci di QWERTY, che è il network di cui Fumble fa parte. E a parte quello, trovare altri podcast, tra cui Com'è quel gioco, che è quello di giochi da tavolo, che prima o poi faremo una puntata nuova. Senza Breve. Rossetto, che è ormai alla fine quasi di questo secondo ciclo di storie, Oh diciamo yes. oltre la metà più che alla fine. Ricciotto, ovviamente, che è il podcast di Che cinema. continua. E se domani vi trovate ad Alessandria, trovate anche tutto Ricciotto in Esatto. giro perché c'è una mostra su dei manifesti del cinema Sono e ci presente. Ci sono faranno presenti puntata. anche Aldo, Poi. Matteo e Federica. Non so se Magari ne parleremo registreranno in qualche puntata cosa, allora ma dopo. potete andare a stringergli la mano. Detto questo, Che bel presidente. se non avete modo di darci dei soldi, non ce li volete dare perché vi sembra che sia un filo troppo o qualunque altra cosa, potete regalarci qualche cosa di fisico come è stato fatto diverse volte, C'è ancora una manuali, scatola c'è una scatola rimasugliata. di Roba da magnà. Sì, che cibo adesso passo che adesso perché stasera c'ho verrà zucchero. usufruita e potete, se no, fare delle cose utili tipo condividere i video su Facebook, mettere i mi piace delle puntate su Spreaker e andare su Le iTunes a lasciare recensioni. le recensioni e i voti a 5 stelle, o in questo caso 5 punti fortuna, dato che giochiamo a Feng Shui. O punti Grazie anche magiolanti. perché ho visto che lo state facendo, infatti siamo in top in tutte le classifiche di podcast hobby su iTunes, Yeah. Grazie. Tranne altri quei giochi. ladri di DJ, ma Vabbè, ma loro sappiamo che barano barano. sulle categorie dei Vabbè, certo, podcast. chiaro. Cioè, Lo fanno ciao perché belli hanno in hobby. poca. Sì, chiaro. Hanno poca Vabbè, perché Linus gente è il contro. direttore. Mi copio il link. Si controlla il caffè intanto, che Tu dovrà. recupera il caffè, recupera la mano del capo. Io spiego due cose su Feng Shui per quelli che non ci hanno seguito in precedenza o che non ci hanno mai giocato. Feng Shui è un gioco di Robin Lowes, che molti di voi ricorderanno anche per Gumshoe, Trail of Cthulhu e tutta un'altra serie di bei giochi. E Feng Shui, la prima edizione è del 4. 94-95, qualcosa del genere. È un gioco di ruolo per fare film di Kung Fu degli anni 80. È estremamente action e basato quasi tutto sui combattimenti, ovviamente, essendo Che un film di bello. Kung Fu. Grazie mille. Tanto che l'iniziativa funziona per inquadrature, quindi le vostre azioni consumano un numero di inquadrature. A seconda dell'azione che volete fare, in genere sono tre, potrebbero essere di più. E il sistema di gioco prevede l'uso solo di due dadi, uno positivo e uno negativo. Io, nella miglior tradizione cinese, quello verde è quello negativo perché il verde porta sfortuna. E
Mettiti pure lì, Andrea, che sei arrivato. Grazie, ciao a tutti. Ciao Andrea. Dicevo, tirando i due dadi si tira quello positivo e quello negativo, si sommano, quindi sottrai quello negativo a quello positivo e vedi quanto hai fatto. Ci aggiungi la stat e da lì si scopre se hai avuto più o meno successo. Ah già. Detto questo, io lascio la parola al master, che non sono io per una volta, li prendo io e tu vieni a fare il master. E vieni di chiare per iniziare, facciamo un brindisi. Ok. A questo one shot è al nostro ospite. 1996. Io mentre ero di là non so, hanno detto dove ti possono trovare, da dove arrivi. Ma spero che non mi trovino. Una bellissima maglietta. Non voglio che mi trovino, sanno dove abitano. Cosa sta succedendo? No, se vuoi dire chi sei, cosa fai e soprattutto dove possono trovarti. Ma la maggior parte sanno già dove si trovano. Tra l'altro volevo vedere se ero riuscito a condividere il link della diretta, perché è stato un travaglio praticamente. Sì, siamo in diretta, che bello, ce l'abbiamo fatta. Sei in diretta dove? Sì, no, c'è il link direttamente a Fumble. Ma per quelli che ci ascoltano a noi? Sì, siamo anche in diretta su Sesso Droga D&D, che è la mia e degli altri ragazzi pagina. Non ci sono stasera, sono riuscito a venire solo io. Grazie ai ragazzi di Fumble che mi stanno ospitando. Hanno sicuramente una cosa migliore. No, ti sei offerto volontario, tipo Hunger Games. L'unico che poteva andare, cioè proprio hanno detto... tipo Hunger Games. Hai volontario. Non riesco nemmeno a aprire una bottiglia, cioè proprio mi sento inutile. L'emozione per la diretta. Sì, 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 mai fatte. È dura. È vero che... Adesso abbiamo... La scena di Big Ben Theory quando... Ma è rallentata. Quando Sheldon rompe la cosa... No, anche perché l'ho dovuta chiudere bene dopo averla avvelenata. Te l'ha allentata lui prima di me. Sicuramente. Così non sospettiamo minimamente che ci sia la droga dentro, praticamente. Chiaro. Perché d'altra parte, D&D c'è, anche se Feng Shui... Sì, GDR. Droga, più o meno. Buttato. E Gianni cerca di distruggere il microfono della diretta. No, spero che più che altro non si benissimo. È molto ghiacciata. No, devi solo... È la valvola del... Sì, la valvola mitrale. Abbiamo dato dei bicchierini e non se le versate. Quello è per gli assenti. Un sorso per gli assenti. No, una quindi giochiamo a Feng Shui, questo è il tuo personaggio. L'unica cosa. Karate Cop. No, tu sei tu. Io sono io. Poi ti spiegherò. Comunque, tu qua togli conoscenze polizia e metti qualcosa che tu conosci veramente. Va bene, che conosco veramente io. Questa è stata una bella domanda nel pre-puntata. Vale nerd come... Grazie mille. Vale nerd, sì. Ma io ho messo CDR, quindi che altro non li conosco, però. Io ho messo giochi da tavolo, quindi cioè, che abbiamo tutti le stesse abilità praticamente. No, hai messo computer. È vero. C'è qualcuno che li sa usare o no? Io spero di sì, dato che lo faccio di lavoro. Mazelpo. Signori, prosto. Cheers. Kanpai. Cheers. Anzi, Kanbe. Gambe. Che è più cinese. Dicevo, vecchia mara del dado ormai. Iniziamo Feng Shui, siamo già in diretta, no? Siamo già in diretta. Quindi direi che iniziamo. La cosa strana è che quello che avete appena bevuto ha un sapore un po' strano. È veramente non lo drogato ciò cioè che stiamo bevendo. Un po' di retrogusto, no? Si chiama sesso droga e D&D. Un po' di retrogusto sesso strano, un po' dolciastro, che è l'amaro, un po' così. Però vi iniziate a sentire un po' stanchi. La boccata. Un po' stanchi, parecchio stanchi. Non devo nemmeno rollarlo, che bello. Esatto. Puoi rollare se vuoi, perché vi iniziate a casciare sul tavolo di casa di Claudio. Aspetta. Chiudo la pagina così non scrivo. Scusa, questo bene è un altro goccino giusto prima di accasciarmi. Quindi occhio a quello che dici nei prossimi due minuti. E finendo con la testa sul tavolo... Ah, l'abbiamo detto che questa puntata è sponsorizzata da Roipnol. Esatto, no, quello sì, chiaramente. Chi è? Esatto. La droga dello stupro. E difatti chi è l'unico che l'ha bevuto? Non so se è saggio dirlo in diretta, però un mio carissimo amico medico legale che l'ha utilizzato consenzientemente sulla sua fidanzata per sperimentarne. Ma finché è consenziente. E mentre stai parlando di questo, ti accasci con la faccia a terra sul tavolo. A me l'hanno sempre data a me questa cosa, quindi non so come... Cioè. Ricevendo una querela. 1, 2, 3, Gianni. Ti pareva. Tu sei il primo che si sveglia. Vedi gli altri tuoi compagni. Buongiornissimo, Andrea, caffè. Claudio e Gabriele addormentati sul tavolo. Ti sembra tutto esattamente come fino a 2 secondi prima ti fossi addormentato.
a parte uno strano rumore. Senti tipo... Guardandoti intorno vedi che gran parte della stanza in cui ti trovi è ricoperta da una specie di piccola cupola bluastra. Quindi l'unica cosa che riesci a vedere è il tavolo, parte dei divani, e non riesci a vedere entrambe le librerie. Per il resto siete dentro questa cupola. Gli animaletti ci sono? No, sono al di fuori della cupola. No, che è opaca e non si vede niente. I bambini! Che fine faranno? Sembra tutto il resto dentro qui sembra esattamente come l'hai lasciato. L'unica cosa è che vedi che ci sono agli angoli della stanza quattro aggeggi meccanici grossi così che fanno questo strano rumore. E quello che ti ha svegliato è uno in un angolo vicino alla finestra che sta facendo frigola e vedi un po' di fumo che esce. Ah, gli altri sono ancora addormentati. Ok. Io faccio clicco clicco sulla cupola per vedere che consiste. Ti alzi? Sì, sì, mi alzo per cercare di toccare la cupolina. Ci passa il dito completamente attraverso. E non mi succede niente? No, però il dito in cui ti esce, vedete per metafore, dalla cupola, inizia a essere particolarmente freddo. Cioè, come se ci fosse un enorme sbalzo di temperatura. Ah, ok. Ma la gente non ce la fa. Lo ritiro immediatamente. Ogni tanto attrappa. Queste sono le voci nel tuo sogno. Sì, 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 la gente non ce la fa. Come si chiama il gruppo Telegram per D&D in Emilia Romagna? Scritto sotto la diretta. La risposta è boh. 42. No, è chiocciola SDD&D Emilia Romagna. Chiedete un'altra volta. Ah, c'avete distaccamenti? Sì, distaccamenti. Grazie. Tu vedi i tuoi compagni si stanno lievemente svegliando. Vedi Claudio che si agita un attimo. Ah, ancora 5 minuti. Vabbè, cerco di... E l'altra cosa che noti è... No, la cosa interessante è che io sono prima sveglio, probabilmente. Ah. I dadi? No, un foglio. Quelli c'erano. Allora... Gli altri stanno ancora dormendo. La cosa interessante è che probabilmente io sono sveglio, come faccio al mattino di solito. Ma non capisci ma faccio cazzo. Finta di dormire perché mi voglio convincere di dormire ancora. Claudio? Claudio? Sveglia, Andrea, Gabriele? Sveglia? Sveglia. Problema. Per voi due che siete da quella parte del tavolo, vi sembra di notare assolutamente nulla di diverso. Tranne con la coda dell'occhio, questo colore bluastro intorno alla stanza. E vi ritrovate nella stessa stanza in cui siete adesso, ma c'è una cupola bluastra che copre, diciamo, gran parte della stanza. Si vede ancora la porta lì di uscita. Il muro, ma dall'altra parte si chiude ed è opaca, non si vede oltre. E vedete anche voi questi quattro aggeggi all'angolo della stanza che fanno e uno fuma. Tutti vi rendete conto che sentite fuori dove cazzo è finito Roberto intanto? Non lo so, ma mi sembra l'ultimo dei problemi. Non c'è neanche lei. Mi sembra l'ultimo dei problemi. Mantenete viva l'immaginazione perché essa stessa cercherà di uccidervi. E perché dobbiamo mantenerla viva? Mi sembra l'ultimo dei problemi. No, ma mi sembra... No, no, ma cioè mantenete viva l'immaginazione perché essa stessa cercherà di uccidervi. Se non la manteniamo viva. Stessa identica carica che avevi in questo momento. Se non la manteniamo viva ci ucciderà. No, no. Non prendono i cellulari. Aspetta, ma se leggi il cartello. Mantenete viva perché quella cercherà di uccidervi. Se non la manteniamo viva. Sì. Se lei muore non ci può cercare di uccidere. Allora, è scritto male il cartello, l'avrà scritto Roberto, già lo so. Sì, allora il problema tecnico è la sintassi. Per mille. Però non mi sembra il caso di fare l'Accademia della Crusca. Cioè, ma è importante. Hanno passato Petaloso da quel momento. Però, allora, è scritto da Roberto probabilmente in fuga. Quindi... Sì. Non so se velocemente no, cazzo, posso dire una cosa, stiamo giocando a Feng Shui, non a D&D stavolta. Non so se vedi questa cazzo di cupola sotto. Ma la cupola l'avrà che messa. Che cazzo sono qui cosi? Ma non chi lo già so preso? L'avrà comprati su Amazon Giappone quel deficiente quando se n'è andato. No ragazzi, non lo so, mi sembra uno scherzo orchestrato troppo bene. Chiamiamo qualcuno, prendete uno subito dei, non è degno di noi. Quello lì che stava già fumando, vedi che fa, si spegne e vedi che la cupola si restringe non più stiamo o meno, mantenendo viva l'immaginazione più o meno quando... fino a dove c'è la sedia di Gabriele. Esatto, non stiamo mantenendo quindi, siamo sempre più stretti sì, perché si è spento uno di quei quattro cosi.
Ci sono questi qua, quindi i quattro affari alimentano e noi dobbiamo alimentare. Due cose, prima di morire... Vedi che ne sta già partendo un altro? No, questo rumore è da fuori. Ah, da fuori? Aiuto! E anche da posizioni diverse adesso. Qualcuno mi aiuti! Mi sembra giusto. Gola. Tu lo sai aiuto! Cosa succede di solito nei film? Polizia! A quelli che urlano aiuto polizia? Arrivano gli zombie. No, hai presente il nostro condominio? Cosa succede se gridi aiuto polizia? Esatto, si svuota. Comunque il soffitto non lo vedete perché c'è la cupola che fa. Assolutamente nulla, ecco cosa succede. Se no non mi avrebbero portato via la bicicletta dal cortile. Onesto. Però adesso guardo che cosa è sto coso che fa rumore fuori dalla finestra. Fuori dalla cupola. Non si dalla vede. Dalla cupola. Esci? Sì, sì, metto la testa fuori. Ma se riesci a uscire? Sì, lui, tu non lo sai perché lui l'ha fatto mentre stai dormendo. Per me sono... Però tu vedi lui che cammina e infila la testa fuori come se fosse fatta di luce. Sì, sì, ok. La prima cosa che noti è un vento freddissimo, con puzza di cenere bruciato, e che ti arriva direttamente in faccia. La seconda cosa che noti è che il pavimento qui della tua stanza, appena al di fuori della cupola, è completamente annerito, polveroso, come se fosse passato chissà quanto tempo, e completamente annerito da bruciature. E soprattutto l'altra cosa che in questo momento però coglie tutta la tua attenzione è tutta quella parte della tua stanza non esiste. Ah, e tu non ti ricordavi di avere un soffitto e di non essere all'ultimo piano, ma in realtà guardando sopra vedi il cielo diroccato, come se tre quarti del palazzo fosse crollato, e tutto intorno vedi che questa parte del palazzo è completamente anche questa annerita, è come se fosse passato. Beh, vedo che lui fa sta cosa che riesce a mettere la testa fuori, corro e la metto anch'io la testa fuori. Metti la testa fuori, anche tu la prima cosa è il vento che ti arriva e dici ma... La puzza di cenere, che cazzo? Quindi stanno grigliando. Probabilmente, la prima cosa che ti viene in mente a te stanno grigliando, ragazzi. Poi quando vedi il palazzo, la finestra che hai visto fino a 5 minuti prima, che non esiste più, ti inizia a fare qualche domanda. Sulla grigliata. Sorry. Questa grigliata è andata un po' fuori controllo. Non sono costine, sono salsicce. Le voci nella testa propongono anche possibili ventole del PC che non vanno. Che possono aver annerito fuori completamente tutto. Esatto. Bruciato. Occhio. Che ventola c'hai? L'altra cosa che noti adesso tu che metti Claudio, si perde un attimo sulla stanza di casa sua pagata con tanto sudore, non ormai ancora finito, distrutta. Esatto, quindi lui lacrima. Lui sta lacrimando, non sai se è il vento o qualcos'altro. Tu vedi in alto, sollevata a 3 metri da terra, un strano marchingegno. Sembrano 4 piastre di metallo che puntano verso una sfera di metallo con una luce. Vedi che punta verso di te e senti... I droni! E vedi che parte un flash. Stanno facendo riprese aereo. Vedi che si sposta un po', punta verso Claudio... Stanno facendo riprese aereo. È più o meno grossa così quanto una palla medica. O siamo in diretta. Stanno facendo riprese aereo perché siamo in diretta. No. Tiro la testa. Fuori i cellulari, cazzo. Tiro dentro la testa. Abbiamo i cellulari? Sì. Tiro fuori cellulare, tablet. Chiamo il pusher. Non c'è rete. Cazzo. Provi a chiamare. Il pusher. Non c'è rete. Internet non mi va internet. No, se non c'è rete non c'è internet. La cosa che noti però quando che chiami no, è che la voce, di solito quella lì che ti diceva del tuo gestore, la chiamata non può essere effettuata o altro, è diversa. Okay. Ah, innanzitutto, non è come quella che ti aspettavi. Però dice le stesse cose. Sì. Innanzitutto noto che Vodafone, se non ci fosse... siamo una compagnia scadente, non... Vabbè. No. Se non ci fosse rete farebbe pururu e invece c'è la voce, quindi nella rete c'è. Oppure la non è la rete. C'è della rete. Della rete. Non guarda, so che rete sia, c'è ma c'è della rete. Mentre sta dicendo questo, vedete un altro di quei cosi che fa e la cupola si spegne. E adesso tutti vedete che l'unica parte completamente intatta della casa è questo muro, questa parte del tavolo, come se esattamente circolare. Tutto il resto è annerito, è coperto di cenere e polvere. E adesso che la cupola non c'è, vedi che piano piano sta sporcando anche il resto. Il vento sparge tutto sul tavolo. Guardando e nel fuori tuo caffè dalla... finito. Che tra l'altro è ancora caldo. Finito. Guardando fuori dalla porta, l'altro lato fa l'altro pezzo di cupola. Sì, esattamente. Quindi c'è un altro pezzo di E vedi di che stanza... ci sono altri 4 di quei cosi, di cui 2 sono completamente fusi.
e un altro sta ancora andando. Bello. Lo prendo, vado a prenderlo, quello che sta ancora andando lo prendo. Okay. Che cazzo è? È un blocco di metallo grosso così. Ah, ma è grosso, ok. Sembra quello che in un gioco di quelli lì tipo Minecraft, eccetera, potrebbe essere quelli tipo un generatore. Uh-huh. Proprio fatto abbastanza squadrato, non a cavi. Un po' pixelato, no. Tecnologia classica, cioè moderna, attuale. Mm. E adesso vedete tutti quella cosa sferica con le quattro piazze che punta verso di vedete un altro flash. Io mi metto in posizione da selfie. Se stiamo andando in diretta, come penso che quell'affare stia facendo, sta facendo delle nostre fotografie per un qualche bizzarro motivo. Probabilmente c'è qualcuno che ci sta guardando. Ah, tu adesso che vedi la porta? È completamente distrutta e vedi le scale. Secondo me a giudicare dall'ambiente è un reality sull'America di Trump. Probabile. È possibile. Oppure è arrivata l'apocalisse e noi non ce ne siamo accorti. Vedrai un'altra di quelle macchine che compare da dietro il muro e inizia a scattare foto. E vi dirò un'altra cosa. Aliens. Aliens. No. È possibile. Aliens. La NASA ha giusto detto questa settimana. Anonymous ha detto che la NASA avrebbe detto che c'era un canale YouTube che si spacciava per Anonymous. Ha detto che la NASA. Ok, mi scappo la pipì. Posso farla? Dove vuoi? Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Il bagno c'è ancora, ma è come se iniziamo con la prima prova. Fai un check di tu che conoscenze c'hai? Detective. Vai di detective. Devi dare tutto. Qual è il positivo? Verde. Oh, 5. Esplode. No, perché è un check 5, quindi hai fatto parecchio. Sì. Ho fatto 20 in tutto. Hai visto già in passato tempo passare senza che nessuno ci mettesse mano. Mm-hmm. Sono passati parecchi anni. Sul cesso. Il cesso è talmente è certo, dei cessi storici. È talmente conciato. Qui ci hanno cagato l'ultima volta. È talmente conciata la stanza, sporca e diroccata. Sì. E ti sembra abbastanza intatta, mentre quella parte di qua probabilmente è successo qualcosa. Mm-hmm. Ti sembra abbastanza intatta, potrebbero essere passati dai 30 ai 50 anni. Minchia. Non possono essere stati da alieni. Questo è sicuramente lo scherzo di un serial killer o di qualche pervertito. Guardate quello che c'è scritto. Posso decidere di tirarlo? È pervertito questo qua. Tutto quello che vuoi fare. E tirerei, visto che ce l'ho, conoscenza occulto, per vedere se è qualcosa che ha a che fare con l'occulto. Ok. Quindi le tue conoscenze occulte che hai di inerenti però comunque a l'apocalisse, sì, la tira. Fine tira. Del mondo, gli alieni, supernatural, sì, supernatural, sicuro cosmos, culto, quindi vai. Prego. Blu positivo, blu positivo. Attenzione. Beh. 4 e 3 deciso. Non so contare. Allora, 17. Più che occulto ti sembra, vedendo quelle macchine, tu hai giocato al Half-Life? Sì, sì. Che ti sembrano esattamente le macchine, quelle all'inizio dei il, come si chiamano? I Sentinel, lì non mi ricordo come si chiamano, di Half-Life. E anche a te ti sembra che più occulto qualcosa di inerente al genere, sembra più qualcosa inerente allo sci-fi, oppure che comunque è passato tanto tempo. La cosa un po' va lievemente a combattere con le tue memorie, perché tu ti sei svegliato con la tazza del caffè ancora calda in mano. Già, è vero. Però in quella cupola probabilmente le cose sono rimaste immutate. Se la pensi è una cosa futuristica, chiaramente non c'è nulla del genere al tempi di oggi. Certo. Ho visto abbastanza puntate del Dottor Who da sapere che è tutto possibile. Quindi... Ma perché, scusate, noi siamo fuori dalla cupola? Si sta deteriorando tutto quello che ci abbiamo attorno tranne noi. Allora. Cioè, in teoria... Se no, fosse la cupola ci ha salvato. Se fosse un preservatempo, però... avendo preservato anche le condizioni della stanza, se fosse un preservatempo, ma... noi dovremmo tecnicamente deperire come deperiscono le cose. No. La roba dentro la stanza ha avuto un percorso temporale diverso da dentro la stanza, dentro la cupola, da fuori la cupola. Fuori sono passati 8 anni, dentro scusate, c'è la sirena. C'è la sirena. Iniziate a sentire della polizia. Un suono che arriva da sotto. Da sotto. Guardo dal balcone, o quello che rimane di quella parte là. Vedi che ci sono 3 di quelle macchine che hai visto prima. Si guardano l'un l'altra. Mm-hmm. E al centro c'è una specie di scarica, sfera, sembra quasi tipo quelle che hai visto nei giochi di plasma. Ok. Che sta sfrigolando.
E da entrambe tutte e tre le macchine senti partire questo. Questo non è mai un buon segno. No, la sirena fa schifo. Cioè, che cazzo succede? Che cazzo succede? Vado in panico. Che cazzo succede? Bevi. GDR, anche a me, grazie. Sì, ci sta, perché GDR è sarebbe una percezione, ma non va benissimo. Bevi che calma i nervi, bevi che fa bene alla salute. È ancora fresco. A mano del dado. La merda. Beva. No. Vuoi bere? Ha fatto 5. Positivo, negativo. Ah, sì, quindi meno 5, quindi 7. Ah, ok, giusto. Non riesce a capire molto, ma ti sembra di vedere dei movimenti sotto, svariati. Di persone? Non ti è chiaro, hai visto solo qualcosa con la coda dell'occhio che si muoveva e girava da questa parte del palazzo mentre si muovono. È buio, non ci sono i lampioni. Quest'ora è più buio di adesso perché il cielo è parecchio scuro e nuvoloso. Io cerco quindi qualcosa da usare come arma, tipo, che ne so, prendo un pezzo. Claudio, mi dispiace per la tua libreria, ma non penso che ci sia. No, adesso che guardi verso la libreria, vedi che questa parte che era di fuori della cupola è deteriorata come il resto della casa. Ma in un angolo, dall'altra parte della stanza, l'angolo opposto, vedi che ci sono tutti i manuali, o almeno quello che ne rimane, come se lì fosse stato appiccato un falò. Quindi le due bestie sono dei due scheletri? Non ci sono più. Non c'è, sì, c'è la scatolina con i due scheletri. No. Tanto lei è una gabbia. Però gabbia, io prendo qualcosa che potrei usare come arma, tipo una gamba della sedia, qualcosa. Scusate, disclaimer. No, fai bene, spacca, è meglio avere qualche riparo, cosa. Disclaimer, in questa puntata nessun animale è stato maltrattato, no. Prima di... Allora divido delle armi. Divido il... Non abbiamo armi addosso, chiaramente, no. Quello che avete addosso è quello che potete trovare divido, in questa divido zona. Il vecchio mano del capo che è rimasto nei bicchieri grossi. Spacco la bottiglia e ammazzo famiglia. Famiglia. La cosa che tu, Claudio, noti, anche se ci sono preoccupazioni più importanti, però vedi che tutti i tuoi manuali sono stati impilati e bruciati. Ne ha trovato uno. Ah, il cacciavite. Almeno un cacciavite. È arrugginito? Che stava là. Sì, chiaramente. È meglio lì nell'angolo. Mi ammazzerò col tetano. Nella cesta, che adesso è una specie di... sai quei barili dei barboni dove si scaldano, i barili di metallo? Come se avessero fatto un falò e dentro c'è un frammento di tredicesima era. No, guardo se c'è The Genesis. L'ho pagato 96 euro, deve esserci ancora. The Genesis... Nella cenere trovi... È rimasta un po' bianca, ma un pezzettino della copertina quella con il prezzo. Ci hanno fatto la cacca sopra, come quando si vengono a rubare in casa. Chissà quanto vale la scatola di Dungeons and Dragons adesso. Sono passati che però è stata bruciata. Anche quella. Tutto questo che c'è qui. Allora, i fumetti sono lì completamente distrutti e avvizziti con il tempo. Ma c'è odore di plastica. Tutta la parte dei manuali e anche tutta la parte dei giochi da tavolo è stata bruciata. Chi in questo caso. Quindi anche la tua copia di Cavern Tavern. Sì, anche la mia copia di Cavern Tavern. Così non ci devi giocare, Gianni. No, così non riusciamo a fare una puntata di gioco. Dei bastoni. C'è anche l'asta del microfono, se vuoi. L'asta del microfono? O questa, la lampada. Minchia, la lampada. Beh, quella la voglio mettere in casa anch'io. Io... come messo il vaso con dentro la lavanda? È completamente disintegrato. È disintegrato. Usarlo come mazzafrusto. È disintegrato, però lì dove Claudio aveva gli attrezzi sì. C'è sicuramente qualcosa. Spawn come altro. Messo? È completamente... No, Spawn è di quella plastica di cinese che non potrà mai... Ah, è solo completamente impolverato allora. È assolutamente impolverato. Allora io uso Spawn come arma. Ah no, aspetta, ce l'ho l'arma. Avevo il cavatappi sul tavolo. Grande, io uso Spawn. Li stavo guardando dalla cosa, poi io avevo spaccato la bottiglia. Sembra vedere sempre più gente. Sempre però con la coda dell'occhio non riesce a distinguerli. Guardo giù, faccio... Oh! Ma così... Basta! Oh, basta! Non c'è nessun altro rumore se non il tuo urlo e la sirena? Io proporrei di andarcene da qua. Se sta suonando una sirena o hanno però trovato... Però che la riusciamo a uscire da questa cupola? Non è che succede qualcosa? La cupola ormai è andata. È andata. Ah, allora andiamo. Anzi, prenderei... pezzi di quell'affare di metallo, ma è grosso, però pesa. Pesa abbastanza, se lo sbatti in testa qualcuno lo ammazza. Lanciamone uno di sotto, vediamo se li prendiamo. Una tazza, aspetta, quello potrebbero non essere. Capodanno a Napoli. Esatto. Cominciamo a buttare giù la roba che è addosso a sti deficienti sotto. Ok, prendi uno di quei blocchi che sono abbastanza pesanti, vai fuori dal balcone. Sant'Antonio, San Giuseppe, San Gennaro, ale, scusa, c'è un tipo festa. Ti fermi un attimo prima del balcone perché non ti fidi di andare sul balcone. Non è una buona idea non farlo. E io l'ho appena fatto. Mi dispiace. Fai tira. Hai fatto la prova di Gans. Lancio di Gans. Oh.
Quasi si è esploso. Sarà la partita più breve della storia. Alleluia. Bene. Il 6 esplode. Il 6 esplode. Bene. Quindi ritiralo. Ritiralo. Ah. Ritiralo. Vai avanti, ritiralo. Questo me l'avete detto, ok. 6 e 2. Quindi hai fatto meno 6. Quindi 8. Lo lanci. Si spacca infrangendosi a un metro e mezzo da una di quelle sfere, è mancata. Lanciamo un'altra. Scappiamo di qua, scappiamo di qua. Mentre loro andranno a vedere inizia... che cosa è successo, noi scappiamo dalle scale. Andiamo a casa mia, andiamo a casa mia. Dove? Vediamo. È al piano di sopra, piano venite. Di sopra. Tu mentre esci, vedi intanto che... Ma non c'è il piano di sopra, abbiamo detto. Qui non c'è il piano di sopra. Ah, non ok, magari io sono dall'altra parte. Ah, boh, posso. Tu comunque appena esci dalla porta, vedi le scale che scendono. Sopra vedi che almeno un paio di piani del tuo edificio non ci sono c'è più. C'è solo un altro piano sopra. Sì, c'è uno solo qua sopra. Allora non c'è più. No, due sono. Il tuo è uno sopra. Il tuo è uno sopra e non ci sono più. Sono a cielo aperto. Secondo no, l'avevo appena comprata, no! Anche lui. Hai feel. E ti sembra di sentire dei rumori su per le scale, svariati. Senti rumore di metallo e... tipo. Che cazzo succede? E si stanno muovendo velocemente su per le scale. Tutti zitti, tutti zitti, 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 zitti. E secondo me ce la dobbiamo andare alla chetichella. E mentre dici questo vedi un'altra di quelle sfere che sale sopra e sta a 3-4 metri lontana. Sopra, sopra, andiamo sopra. No, andiamo sotto, andiamo giù. Sopra la scala è completamente distrutta. In tutti i casi l'apocalisse ci si muove sottoterra, non da casa. Quelli che vanno sopra nei film fanno una pessima fine. Esatto. Corriamo di sotto, corriamo, andiamo lentamente di sotto guardando arrivate che alle scale, le scale non crollino innanzitutto. Guardando sotto, da qui non mi ricordo, si vede sotto, si vede se guardi. Sotto. Sì, sì. Ti sembra di vedere qualcosa di... è presente il tredicesimo guerriero quando vedono il drago d'ombra, okay. Il serpente? Una sciamana di figure piccole che stanno salendo molto rapidamente per le scale proprio correndo e che iniziano a... Ok, torna dentro, chiudo. Dentro! Cosa chiudi che... La porta non c'è. Cazzo! Chiudo. E non ho la porta del soggiorno. E questa porta c'è? Questa no, c'è, perché c'è. Non c'è. No, ma non quell'altra, questa. Okay. Ah, non c'è, non c'è, no, nemmeno non adesso. Non c'è proprio la porta nella vita reale, non nel gioco. Che mantenete vivo l'immagine. Ho fatto l'open space. L'open space! Viva! Tu che sei rimasto un pelino indietro. Cazzo di designer! Vedi un'altra di quelle sfere che si solleva di fianco all'altra e vedi che su questa sfera c'è, tenendosi sulle piastre, figurati, una piccola creatura. Verdognola marroncina, naso lungo, denti sporchi. Tu, per tutto questo, ti sembra un goblin. Esattamente quello che tu ti aspetti. Almeno non è un goblin. Mica, raga, GS un quarto. Un goblin. Li facciamo vedi secchi che tutti. Si sta tenendo su... su questa sfera, salta dentro la stanza e tira fuori un coltellaccio arrugginito e ti guarda e fa... Allora lui è là? Lui è qui all'ingresso, voi siete praticamente sulla porta... Lui è all'ingresso di questa stanza, sia per chi non sta guardando sì. Il video. All'ingresso di una stanza. Di fianco c'è il corridoio che dà sulle scale, dove noi ci siete siamo voi là. Tre, state okay. Guardando e vi stavate tornando indietro mentre saliva. E lui da dove è arrivato, il tizio? Il tizio è arrivato dal buco della finestra. Ok. E quindi vabbè, tenete viva l'immaginazione perché se stessi cercherà di uccidervi. E no, gli dico io no. Penso intensamente a un esercito di nani. Tu i nani non funzionerà mai. Mentre questi, pensi questo, la creatura si va verso di te e cerca di darti una coltellata, ma e te la sei andata a cercare. È abbastanza lenta e goffa, quindi ti riesci un attimo a spostare perché non aveva ancora preso la distanza giusta, però si sta avvicinando e adesso anche voi vedete. Boh, gli vado a questa altezza. Appunto convinto del fatto che sia nemmeno un GS1, gli vado addosso, cioè di tanto questi di tu hai preso rasciamo una... come delle no, c'ho la bottiglia la in mano. Vai, rasciamo fai un come dei maiali di... qua sarebbe melee che non hai, quindi 10. DS1 quarto. Anche io intervengo. Ah, minchia, non c'ho midi. Ma no, le cose che non hai sono a 10. Le cose che non hai, allora qua è il gioco perché tu ovviamente non lo conosci, quindi te lo dico io. Ma teoricamente qui funziona che se tu un'abilità non l'hai, tu dovresti dire: ma io
sono stato tanto tempo, di solito lo fai con i personaggi, in questo caso è un po' difficile, quindi puoi farlo come vuoi. Sì. Dire, io mi ricordo, sono stato tanto tempo con quel maestro di spada, mio compagno, e ho imparato qualcosa, e quindi ti ricordo. Sono istruttore di Tai Chi, davvero, nella vita. E allora è come se avessi 10. Non maestro, è istruttore. È come se avessi 10, perché non credo che a Tai Chi ti insegnerà a colpire la gente con le bottiglie rotte. No, no, no. Spero per il tuo corso di Tai Chi. È una variante che adesso va studiata. No, ma ogni forma c'ha una, cioè ha un può essere marziale, solo che tu la fai a questa velocità, certo, con dei vecchietti di 84 anni insieme a te che vai, che prova. Quello che dice lui è Tai Chi Sinti, che funziona. Quello fa strutture di Tai Chi. Così è lento e così e poi così. Ok, quindi 10. Tecniche e varianti della comunità. Bella, 3. 10, 13. Voi vedete Gabriele che si lancia contro il tizio, urli qualcosa oppure vai tranquillo? Allora. No, gli urlo, sei un GS un quarto, ti ammazzo! Nessun quarto, ti ammazzo! Colpisce in maniera abbastanza goffa, ma lo prende in pieno per il collo. Tu non ti aspettavi esattamente, ti aspettavi magari che sparisse in qualcosa, invece vedi sangue che schizza, cioè che dal collo, ti inonda gran parte della maglietta, tua bellissima maglietta. Da Armin. Mentre vedi, no, glielo pianti nel collo, schizza e senti che fa, cerca di morderti un braccio, ma gli si spengono gli occhi e cade a terra. Però sentite da sotto e sembrano tanti che stanno. Corro a prendere il coltello del goblin. Mi chiedo sul coltello. È una via di mezzo tra una spada corta e un coltello completamente arrugginito. Coltello lungo. Innanzitutto, lui vedi che l'ha colpito proprio preciso sul collo. Ti do il coltello. Vedi che la mia mano sta tremando. Grazie. E tipo parte la musica commovente, no? Piano... C'è ancora il mio Mac, se vuoi usarlo. Puoi andare, però non c'è la connessione. Il pianoforte molto, molto così emotional. Sì, io piango in una lacrima. Grazie. E già ti immagini che quel coltello ti salverà la vita? No, oppure lo uso per suicidarmi quando le cose vanno male. Ha qualcos'altro il goblin? Beh, vedo che c'è speranza, il morale è alto, per cui io... Però adesso che lo guardi bene, e la cosa è abbastanza sconcertante, perché è esattamente come tu ti aspetti un goblin. Piccolo. Ma aspetta, ecco, sono alla versione di 3.5 o sono già come quelli di Golarion? No, basta, siamo alla 3.5. Ok, allora, questo è un sogno. No, aspetta. Questo è un sogno. Se quello è un goblin... Aspetta. E tu hai fatto. Colpo, mi tiro un pizzicotto e poi tiro un colpo contro qualcosa con la testa. Il microfono, tanto ormai è andato. Ti fai male. Alla domanda, il goblin ha qualcos'altro? Se questo è un goblin, per me la risposta è sì, il tetano. Giusto. Per forza, perché essendo dei goblin hanno almeno una malattia, se non due. Probabile, infatti, per fortuna che non gli è riuscito a morderlo. Non si sono vaccinati i goblin. E. No, vedi cosa porta? Alla fine? Apocalisse, goblin che attaccano la gente per bene. Subito dopo aver tolto il computer mio. L'avevamo detto. Noi li avevamo avvisati. Dopo aver tolto il mio computer dal tavolo, perché il mio computer ci tengo. Anche che tra l'altro sta riprendendo. Sta registrando. Ma non sta mandando. Sì. Ma sta ancora funzionando. Quindi lo chiudo in modo che vada in standby. Lo porto sul divano da qualche parte. Che cazzo fai? Stai pensando al computer, Clark? Ribalto il tavolo e lo metto davanti alla porta, così non entra, non è barricato. Ecco. Ti sta dando dello stronzo del genio. È normale. Hai intervalli di 10 secondi. Però aspetta, tu hai messo il tavolo davanti alla porta. Quelli arrivano da là. Uno è arrivato da là. Lo sciame arriva dalle scale. E mentre stai dicendo delle scale, senti da sotto. Sono all'ultimo piano. Prendeteli vivi. Ci vogliono prendere vivi. E quello non sembrava un goblin. No, prendo delle, era grosso. Prendo le librerie proprio con tutta la mia forza. Quelle librerie. Sì, spostiamo le librerie. Quelle sono di metallo. Aiutatevi. Sono di legno, ma sono di legno massello pesante. Le mettiamo contro le tre. Barricate completamente la porta. E iniziate a sentire poi dall'altra parte, dopo una trentina di secondi, qualcosa che cerca di spingere. Mi metto contro la... Facciamo contrappeso. Sono svariate creature che stanno spingendo, ma non sono molto forti, quindi non riescono quasi neanche a spostare. Metti il divano, Cla! Il divano! Roberto ha sicuramente lasciato l'accendino da qualche parte nella stanza. Cerco l'accendino. Ce l'ho io. Hai lasciato l'accendino. Hai l'accendino, perfetto. Prendo il vecchio amaro del capo, quello che ne rimane. E No, non c'è la bottiglia, l'ha piazzata nei quattro bicchieri. Allora prende i bicchieri. No, l'alcol no! Ma poi non prende fuoco, fa un cazzo di gradi, fa.
Ah, no, 35 forse. Minchia. Un pochino. Beh, prendo le altre mie bottiglie che erano sulla libreria, ci sono ancora. Mm-hmm. Invecchiatissimo, tra l'altro. Il whisky, no! Oh! Esatto, lo so. ormai non è un 300 manca anni. Quello più invecchiato. Beh, non l'hai preso tu perché non ti piace. Ormai è un 300 anni. Anche perché qualcuno deve essere stato qui, visto che qualcuno ha bruciato tutta la tua roba. Esiste la posa sigaretta? No. Però se vuoi andare a fumare, vuoi fumare, ti alzi e fumi. No, girando la sigaretta. Un pezzo della maglietta ufficiale di Fumble. Boh. Muori. Va bene. Lo infilo. Era il tuo filatterio. No. Lo infilo in una bottiglia di whisky e... Molotov. Faccio una molotov sui goblin che arrivano. Bella. Sì, ma sono già al di là della porta che avete barricato. Sposti un po'. Spostiamo tanto. No, questo qua non credo che copra fino a... No, ma noi ci abbiamo messo anche le librerie. Le librerie sono basse. Sì, però se non copri... Vabbè, no, cioè, in qualche modo spostiamo della... No, c'è uno spiraglio di sicuro. Ah, se c'è uno spiraglio vedete le facce che c'è da arrampicarsi e tirare. A maggior ragione gli tiro contro una molotov. Fai una prova di... molotov. Sempre gun, a questo punto. 15. La riesci a tirare un po' lontana, perché se la tiri troppo vicina magari prendono fuoco le librerie e ti spacchi tutto, ma riesci a tirarla bene dall'altra parte... Esplode, senti? Perdonami hardware che non volevo. Vedi le fiamme, si spegne quasi subito perché lo spengono, ma ti sembra che ci siano svariate creature. Ne ho altre, se non ve le andate ve le tiro tutte addosso. Ma perché il room? Ha funzionato. Silenzio. Totale. Provo a sbirciare tirandomi in punta di piedi. Infatti. Occhio che voi? ce n'è uno un po' più grande. Beh, io rimango lì e continuo a fissare che non arrivi nessuno dalle finestre. Anzi, le finestre ci sono quelle due macchine ferme, non stanno facendo... Non ci sono tapparelle, non c'è quel muro. Ok, però... Sono dentro la stanza. Logica. Dei goblin che hanno ste spade corte arrugginite, cosa c'entra quella tecnologia lì con i goblin? Sono goblin mutanti che vengono dal futuro e che hanno preso possesso delle tutto tecnologie ciò non abbandonate. C'è qualcosa di donne scimmie di Saturno. Beh, qui? Proprio pesante. Ci sono quegli apparecchi che mantenevano la cupola. Boh, io prendo uno di quegli apparecchi e provo a tirarlo addosso a una di quelle macchine. Anche ci abbiamo già provato. No, vai, perché voi a strapiombo, io cerco proprio di prenderlo al volo. Vai. Di brutalità. Che è una tazza? E non ce l'ho. Non è Gans, è il primo. Ah, scusate, sorry. 3 più 16. E precipita di sotto insieme. Esplode tanto. Fa scintille come sovraccarico. E un po' spaccato. Aspetta, si possono distruggere. Ho una domanda importante. Il goblin sembra pesare molto più di quanto peso io? O meno? Massa c'è, secondo te? Peso specifico. Lo alziamo. Prova a sollevarlo. Quello che abbiamo ucciso dentro, lo alziamo. Te, Claudio, un pochino di meno. Ma non tanto. Non tanto. Potrei aggrapparmi a una di quegli affari. Sì, sì, la teneva bene, solo che hai visto che era molto. Potresti schiantarti giù anche, Claudio. No, ma pesava come me. Anche questo è vero. Beh, se lo manco, ma se lo prendo, però se noi, ad esempio... Ma cosa serve? Esatto. Beh, se io peso leggermente più del goblin e quella cosa lo teneva su a malapena, scenderà lentamente. Ah, e tu vuoi andare giù? Dalle scale non possiamo. Sotto ce n'è ancora di figura di suolo. Sotto non ci sono più quelle tre macchine però che stavano facendo quella cosa. Ma adesso che guardi, ti sembra di vedere un'altra figura. Ce n'è una sola. Un portale. È parecchio più grossa del goblin. In quello che ho là. Ed è sotto. Potrebbe essere se è tornato poi dall'altra parte, oppure è un altro. È un umanoide alto più o meno 2,5 metri, 3 metri. Sto cazzo. Cosa. Completamente gonfio, palestratissimo. La pelle, non è Roberto. La pelle no, è color verdastro. Le braccia sono lievemente più lunghe del normale. E fare prova di GDR. Un orco. Boom! 14. No, 13. Un orco. L'hai visto in qualche film sicuramente. In qualche manuale. Deve essere un troll. Un troll. Ci hanno rigenerato. Non ho un amuleto contro i troll, ce l'avevo a casa, lo metto sempre. Merda! Metto troll? E vedi che è grosso. Io, nella vita reale non hai mai visto una persona così grossa. No, ragazzi, io cos'era?
5-6 mesi fa ero in Francia e in un negozio mi hanno detto quello è una moneta contro il troll. Io mi sono messo a urlare, tra l'altro questo qua parlava inglese correttamente, che è una cosa che in Francia già. E mi sono messo a urlare: i troll hanno rigenerazione, lo compro subito! Ma non c'è. Non te lo sei portato oggi? Peccato, ce l'avresti avuto. Quando lui dice è un troll, io guardo fuori se è il mio troll, quello di Populon. No, è peccato, un, speravo no, fosse è un mio troll PG generico, ma di quelli più stile manuale, seconda edizione allora, di D&D. Se cattivo. Fossero i troll sì. dei Signori degli Anelli, dobbiamo solo aspettare. Quando verrà giorno rimarrà pietrificato. Se invece sono i troll di D&D, siamo nella merda più totale. Io, troll di D&D. Allora... faccio un non sentite sintesi. Più nessun rumore che arriva da fuori. Lanciarsi da Michele Aswindel ti ammazzerà con tutto il rispetto, tutto mi sembra un'idea del cazzo. In Aswindel. Per quello che invece riguarda la fase siamo nella merda, io direi che concordo al 99% perché lascio un 1% però, per il fatto però, che potrebbero andare diversamente le cose. Non ci sono più rumori sulle scale, quindi o ci stanno tendendo un'imboscata appena fuori, cosa che non è impossibile. Però ci vogliono vivi, quindi alla fine ci come ci vogliono vivi? Chi l'ha detto? Uno l'ha urlato per le scale. Cosa ha detto? Ha detto li voglio vivi. Ma lui? Vivi. E vabbè, ma se loro come. Sono cioè... goblin, non è detto che siano in grado vabbè, di aspetta, seguire aspetta. Un ordine. Gli urla quello sotto. Ci vuoi vivi? Guarda verso l'alto. Fair question. E gira l'angolo del pazzo. Se aveva un dubbio. Andate a ordinare al cinese. Cioè, io sì, dopo che. È dall'altra parte, purtroppo. Esatto. Gira l'angolo della entrata. Andando va bene. Sta salendo. L'entrata è di là, è andato da quella parte. Se. Aspetta, se. È passato così tanto tempo e il muro potrebbe essere poco stabile. Potremmo passare nell'altro palazzo e uscire dall'altro palazzo. Non so bella, se ci mai. Bella! Sarà più facile buttare giù il muro adesso che sono passati anni e nessuno l'ha tenuto dopo. Questo muro qua? Quello ti della prendo, stanza ancora. Va bene, però la forte. Facciamo? Sfondiamo tutte le pareti o usciamo e ci prendono? No, sfondiamo tutte le pareti. Ma sfondiamo. Anche questa oppure vai nell'altra tutte, stanza tutte. E poi sfondi? Allora, guardo un attimo se effettivamente i goblin ci aspettano appena oltre la porta. No, non ti sembra, no. Riesci a vedere perché non c'è poi la porta, parte del pianerottolo. Ma sì, si sentono rumori, c'è... qualcosa, niente. No, stiamo davanti alla porta. Completamente silenzio. Allora andiamo e spacchiamo. Spostiamo davanti. Spostiamo il tavolo buttandolo in mezzo in modo che almeno debbano scavalcarlo e non arrivino proprio. Sì, lo mettiamo verso okay. la porta là. Esatto. Nel buco più che la porta. E andiamo verso lo sgabuzzino, quindi dritto in fondo al corridoio. Chi per è che giù mette quel il tavolo sulla porta? Io lo aiuto. Io inizio a prendere la libreria. Voi tre tu ti guardi intorno. No, allora. No, noi due voi, allora lui sposta il tavolo, lui gli mette. Sposta le librerie contro okay. di là. Io e lui andiamo a vedere di là che situazione c'è. Voi due andate di là, vedete che tutto il resto è completamente distrutto, anche l'altra parte è quasi a cielo aperto, ma okay. il muro, quello che cercavi, che dà sull'altro palazzo, è addirittura mezzo distrutto. Marcio. Okay, come quindi... se qualcosa di molto grosso avesse sbattuto, di molto grosso tipo troll o qualcosa okay. di ancora più grosso, avesse sbattuto contro il muro e tipo film l'ha incrinato facendo... La conca. La nicchia. Alla Dragon Ball. Speriamo voi due, la nicchia di qualcosa. Mentre vai. State mettendo... Io spero di non essere di spalle se la nicchia di qualcosa. Il tutto. Fumar. Tu vedi, tu che conosci meglio, guardi, vedi dalle scale, vedi un qualcosa di nero e piccolo che sta partendo a velocità smodata dal di sotto. Ti sposti un attimo e vedi una di queste creature verdi piccoline che si spiaccica su un pezzo di muro di fianco a dove siete voi. Ma spiaccica? Esplodendo quasi in frammenti di ossa e sangue. Ma che cazzo sta succedendo là in fondo? Hanno lanciato uno piccolo. E poi sentite. C'è un cannone sparagoblin. E poi senti da sotto. Mancati! Non è che è Broxnar? Cioè. Il cannone spara. In effetti c'è una mezza idea di dover vedere la mia, cioè il mio alter ego. Veloce. Non è di più forte, dai che sei grosso. Più forte che... Riuscite a mettere davanti e quando chiudete tutto sentite un altro di fianco alla porta. Bene. Sparano goblin. Hanno una pessima mira. Cioè, a che punto siamo? È impossibile prenderli esattamente. Com'è il muro? E il muro è già mezzo abbattuto, quindi non allora credo che sarà difficile. Forza, abbattetelo, ragazzi, perché qua e ci con stiamo il... cacando sotto. Con il... Anzi, prendo... Stacco un pezzo dell'asta del microfono, che tanto ormai non mi serve più niente. Okay. E con quella faccio leva per quindi buttare... Quindi torni di qua? Sì. Quando torni di qua, ti sembra di sentire da fuori un rumore tipo...
Che cazzo è? Guardo fuori. Che posto di merda, però, che è diventata la terra. Guardi fuori? Questo quartiere in particolare. Una volta non c'erano i goblin, adesso sì. Sì, ma poi Milano. Ci rubano il lavoro! È peggiorata sta roba, eh. Questo qua è colpa degli immigrati. Ti sembra una specie di pedana di metallo lunga circa 6-7 metri e larga 4-5. Ci sono delle specie di turbine, quattro angoli, che si sta sollevando molto lentamente, tipo un metro ogni 3-4 secondi. Sopra ci sono una cinquantina di quelle creature. Ancora? E la madonna. E sta salendo adesso, è ancora tipo al primo piano. Vabbè, direi che l'assedio è completo, smontate. Non mi preoccupo di smontare con delicatezza l'asta del microfono. La strappi. Prendo sotto braccio il computer, che non si sa mai, e con l'asta del microfono corro di là e stacco pezzi del... Faccio forza, faccio leva proprio per staccare i... Tu lo aiuti in qualche modo? Gabriele? Lo aiuti in qualche modo? Vado, cioè... Ok. Voi due? Beh, io provo... Dai, c'è l'appendiabiti che è bello pesante. Io provo a fare una roba proprio... Prendo la rincorsa e faccio un doppio calcio volante al muro per vedere se viene giù con una pedata. Cade un po' di stucco e dei calcinacci, cadi per terra, ti fai parecchio male all'anca. Perfetto. Però ti alzi. La cosa strana è che di solito tu sei abituato ad avere a che fare con il tuo corpo. E ti sembra di riprenderti un po' più velocemente del normale dal dolore della botta che hai preso. Io invece prendo... Giusto, cioè ti immaginavi che adesso ti sarebbe venuto un brivido per una settimana e avresti zoppicato. Invece massaggi un po' e sembra che lievemente passi. Voi iniziate, iniziano a cadere calcinacci, ci vorrà un pochino. Sentite la porta. Beh, ma facendo leva ne verranno giù un po' più di uno. Sì, sì, però è abbastanza grosso. Io invece resto. Sopravvaluti i muri di questo corridoio. In questa ambientazione il muro è più che più spesso. Lì nell'angolo del corridoio, sì. In modo da poter vedere sia la finestra e sia la porta. Quindi lì praticamente ti metti subito qua di lato, in modo da vedere sia fuori di là e sia la porta. Ok. Leggermente. Senti magari... il rumore che arriva da lì? E senti battere sulla porta. Rimango a tenere la porta. Tra una delle giunture della libreria vedi un altro di quei coltellacci che passa e poi viene ritirato dentro e senti altri colpi. Voi siete a buon punto. Rimango a tenere la porta. Fate e osservo di là intanto. Un check di toughness. Ah sì? Toughness. Tutti e due. Anch'io? Sì, tipo che state sfondando. Sembra un ruolo positivo e cosa? Pari 11. 0. Più 7, tu 11. Insieme riuscite per adesso a fare un buco. Iniziate ad aprirlo con l'asta del microfono, iniziate a spostarlo. Tu sono andato su quella parete sapendo che era la più debole di tutte le edificio. Vedi le librerie che iniziano piano piano ad aprirsi. Beh, io non riesco a tenerle. Sono tantissime. Hai detto che vuoi tenerle? Vabbè, a questo punto, quando vedo che iniziano a spingere, tengo, dico: aiutatemi! E non posso, aiutami tu! Arriva, ma che Brocknar? Vedi qualcosa spuntare dall'angolo, dalla finestra. Sembra di vedere svariate teste che si stanno... Corro verso di loro, velocissimo. Io ho un'idea poi. Le porte si spaccano, le librerie cadono e vedete dietro un'altra decina di queste creature e nel pianerottolo ce ne sono altrettante. Voi non le vedete perché state finendo di spaccare. Sì. Tu corri dall'altra, corri via dalla stanza. E dietro le creature sembra di vedere un'altra di quelle creature enormi che a un certo punto prende una delle librerie e la scaglia dietro il pianerottolo facendolo andare in mille pezzi. Correte verso il muro, fate il buco, riuscite più o meno a entrare. Tu Gianni devi allargare un po' di più. Vabbè, anch'io non è che io sono provo, faccio un esperimento visto che mi sono sentito particolarmente bene, provo a cercare di tirare un pugno nel muro, allargarlo con le mani. Però fai una cosa di violenza proprio sempre. Ah, ai tiri potete Bari, decidere di spendere della sette. Fortuna o e del, più della se magia. Ce l'avete o magic, o magic sette. E spenderla e aggiungere un dado. Dai un pugno sul pezzo per provare a spaccarne. Le spacchi un pezzo, ti sangrano le nocche, ti fai malissimo come ti aspettavi. Dopo un po' il dolore cessa un po' più velocemente di quello che ti aspettavi, però la ferita rimane uguale. Okay. Non segnarti danni, però ti fa un po' male la mano. Però ti immaginavi che di spaccarti due nocche e non poter più aprire la mano per finché non andare in ospedale. Buttiamoci in sto buco, facciamoci tirare dall'altra parte. Cioè. Ragazzi, tiratemi perché non ci passo. Quindi, arrivate lo trascino in un'altra stanza e facciamo l'iniziativa. Ok.
Okay. Quindi è... L'iniziativa sono due dadi. No, è uno. È un dado solo quello speed. Positivo. Più speed. Io faccio 10. 12. 12. Allora, Andrea, 7. 12. Tu, Gianni? 12. 12. Claudio? 12. Io cosa ho fatto? Tu hai fatto 10. 10 hai detto. 10. 3, 7, 10. 12. Io 7. 10. Sempre così. 12. E tu, Gabriele, scusa? 7. Ok, vediamo i goblin. I goblin sono violenti. Sono muck. Mi preoccupano i troll. Beh, a me preoccupano anche il troll. 11. Vedi? Uno in più di me. Claudio e Gianni. Vedete? Nel corridoio sentite passi, vedete che stanno sciamando dentro sia da questa stanza che dal corridoio. Non sentite ancora i passi pesanti, però sentite questo... vari passi che si avvicinano di corsa. Voi avete fatto un'apertura nel buco, ma dall'altra parte c'è una stanza. E vedi che questa stanza ha due porte e sono entrambe da questo lato barricate con i mobili. Dal nostro lato? Okay. Sì. Claudio e Gianni. Gianni, dammi una mano, dobbiamo prendere questi mobili e buttarli davanti al buco. Ok. Aspettateci, prima. Ma siete già passati? Lui era l'ultimo. Sì. Lui, loro due non sono ancora passati dal buco. Ah, vabbè, inizio a portarli davanti appena loro sono passati, sì, poi sì, ce li buttano. Esatto. Ok, quindi andate e iniziate a spostare per il quale liberate, la porta quella che dà più dentro il palazzo o quella che va più verso quella lontano? Quella che va più verso lontano. Ok. Sì. Perché l'uscita dovrebbe iniziate essere... a trascinare la libreria e la spostate lì, quindi andate entrambi a 9. La spesa standard in shot è 3. 3, sì, sì, sì. Sentite puff, qua dal corridoio. E Andrea? Tocca a me? Sì. Mi fiondo proprio. Tu adesso vedi, ballerino. Cioè ce li hai praticamente a un metro e mezzo, due metri di distanza. Io mi lancio con un tuffatore da un trampolino olimpico, proprio ho fatto salto dal trampolino. Corro proprio e cerco di tuffarmi dentro il buco. Ok, salti tranquillamente dentro il buco, fai una capriola. Ti riprendi abbastanza facilmente e sta Claudio e Gianni. Dov'è Gabriele? Gabriele? Arrivo. Tu sei rimasto indietro perché uno di quei tizi è iniziato a correre, ti ha preso per una gamba e ti sta tirando indietro. Gli do... E sta a loro prima. No, Gianni e Claudio. Chiudi il buco, Gabriele! Io avevo preso questo e il cacciavite... Io non ho ancora agito, zero. No, tu sei dopo. Ah, ok. E il cacciavite arrugginito, lancio contro il goblin il cacciavite arrugginito in modo che lasci andare... Ok, fai una prova di... questo qua è... Martial Arts. Sì, dai, lanciate i colpi. Sì, 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 è un shuriken. Il 6 è 11. Positivo, no, è negativo. Esplode, vero. Meno 5, quindi 7. Dovrei avercela fatta lo stesso. No. Lo prendi col dorso del cacciavite, con la parte di plastica, che è sulla faccia, vedi che gli appare un livido, si deve... e intanto continua a cercare di tirare più. Io gli tiro Spawn. Spawn è infrangibile. No, Spawn devi tornare di qua, l'hai preso. No, l'avevo preso. Okay. No, l'ha detto, la uso come arma. No. Spawn è infrangibile, no, perché è fatto in Cina. Sempre arti marziali? Sì. Minchia. Meno 2, 10. Vabbè, dai. Dai cazzo. Sì. Dai cazzo. Lo prendi in testa con Spawn. E vedi che si spacca a metà. E dentro c'era un'anima di metallo. Ah, ok. Che gli si è piantata proprio in mezzo agli occhi. Yeah. È lui, È questo. Grande Spawn. Tu vedi il goblin che ti prende ancora per le cose e fa... Con questa cosa di testa fa... E cade faccia a terra tenendosi aggrappato a te, però. Coglione. Corri! Io mi preparo semplicemente. Prendo anch'io dei mobili e mi preparo a metterli davanti. Cioè, mentre vedete questo. Sono pronto a spingerli. Sono arrivati. Sono arrivati. Cazzo, li ho sentiti. Tu riesci a avvicinarti verso il buco, ma vedi che di fianco a te, ignorandoti, sei di questi piccoli goblin sciamano attraverso il buco e entrano nell'altra stanza. Qual è l'altra stanza? È la nostra. Quella sì, sì. Di là. Io non ho fatto ancora niente. Due vengono su di te Gianni, e due vengono su di te. Mentre tanto c'è tutto l'altro sciame che sta andando verso di te. Per tua fortuna adesso non si avvicinano ancora. Gli altri sono scappati. Schivi abbastanza facilmente
e anche il secondo non sono molto agili, proprio come ti aspetteresti un goblin. Però se ti piglia è un coltello comunque. Claudio. E non muori per la coltellata, muori per il tetano. No, certo. Claudio, tu come ti difendi? Ma noi siamo vaccinati. Ah, giusto. Da uno dei goblin. Vaccinato. Come no? La titetanica è un vaccino con richiamo. Ogni 5 anni. Ogni 5 anni. Ma se per voi non è passato niente? No, 10 il primo anno, 5 gli altri. Beh, comunque no, non sono più vaccinato. Cerchi di pararti col mobile o schivi? Tu. No, come schivo. Corro vaccinato. L'ho fatto per andare. Com'è che schivi? Facendo le finte? No, schivi preciso. No, mi butto indietro proprio. Ah, ok. Preciso adesso. Preciso. Ragazzi, scusate, io sono alcolizzato. Ma guarda, prego, vede che... cerca di darti una coltellata e tu fai un passo indietro. Cerca di darti un'altra coltellata, fai un altro passo indietro. Si incazza, ti lancia il coltello e ti manca completamente. Ah, posso fare una cosa che da regole non potrei fare, però cerco di prendere il coltello al volo. Puoi provarci, dai. Ti costa uno shot. Talento del Jack Barton. Deviare frecce. Se poi lo riprendo, allora se lo riprendo e dico... E quanto ti costa? In teoria. Uno in più dell'azione che dovrei fare. Questo quindi vuoi anche rilanciarglielo, allora 4 shot. Jack Barton versus Slow Pen. Esatto. 4 shot, sì. 4 shot. Se la fai, epica. No, no, guarda che quando dico 4 shot non ti devi fare 4 shot. Ecco, no, 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 non è in quel senso. Lui era già partito con 4 ciupiti. Quando ti avevo detto 12 shot, sei impazzito. Arti marziali? Sì. Ah, scusa, sul caffone. Ti lancia il coltellaccio. Tu sei, Claudio, non... pensi, però al momento ti viene istintivo con tutte le volte che hai visto Crossway e Chinatown, tutti i film. Ti viene Crossway istintivo anche perché hai visto che ti sta mancando, quindi cioè, al massimo ti ferisci questo un po'. Questo è più che altro grosso guaio, cioè grosso China guaio town. Lo prendi esattamente per la lama. Grosso guaio in Paolo Sarpi. In Paolo Sarpi. Lo prendi Paolo perfettamente Sarpi. Per la lama, tanto da quasi ti cade di mano perché fai... cazzo, l'ho preso! Lo prendi in una maniera perfetta, che neanche in un film sarebbe riuscito a prenderlo così, e glielo ritiri in faccia al goblin. E non solo, quando lo prendo e glielo rilancio, gli dico, è tutta questione di riflessi, e quando faccio una... figata. Dico una frasetta malvagia, a effetto sì. Contro chi mi ha fatto una cosa, gli faccio 2 danni in più se non è impaired, o 8 in più se è impaired, tra l'altro. Attira. Per colpirlo 12. Dopo la città, vedete Claudio che prende a volo il coltello, gita, li guardo negli occhi e dico è tutta questione di riflessi. E vedete che con una maestria che non pensavate fosse abilità di Claudio glielo lancia, lo prende in mezzo alla fronte. Ho fatto 7 anni di podcast di cucina e i coltelli li so usare. E gli entra praticamente fino all'elsa, nonostante non fosse tanto affilato, che viene scagliato un metro indietro e sbatte contro un paio di quelli che stanno arrivando verso di te, dandoti un po' di respiro. Oh. E gli altri 2 su di te. Un ghezzo. Ti schivi stavolta facilmente. Un ghezzo. E l'altro invece vedi che cerca di colpirti, ti manca, si gira verso l'altro e inizia a picchiarsi. Perché ne hai mancato? E dopo Goblin da Gabriele, alleluia, ti ho già tirato, ti hanno mancato completamente. Ah, allora sono tanto vicini praticamente. Allora tu adesso c'hai un po' di respiro, c'hai un metro e mezzo di respiro. Ah, ok. E ah. Senti rumori nella stanza dietro di sopra. Vado, però vedi che ne stanno arrivando tipo butto, mi butto nel, anch'io mi butto nel buco. Immolati, ti ricorderemo certo, come un eroe. Mi butto nel buco e ne vado ad attaccare uno di quelli che stanno picchiando loro. Ok, come lo attacchi? La bottiglia della mano. No, c'ho, c'ho la spada. Ah, è la spada. C'ho la spadina. Il coltello. Sì, vado però c'ho 10. Tra l'altro, vabbè, chiaramente essendo un gioco non c'avete proprio la cosa visiva, ma se volete potete essere... sì, vabbè, viva l'italiano. Potete essere ripresi... questa esatto. Frase non ha senso. Potete essere ripresi un paio di coltelli di quelli che a cui lui ha dato fuoco con la Molotov, perché quando siete entrati di là erano rimasti per terra. E niente, comunque... Cioè, avete un coltello a testa. Beh, noi non siamo consci delle nostre abilità, in realtà. Cioè, no, assolutamente no. Ho fatto arti marziali, però se mi trovo uno con un coltello, un goblin, mi cago addosso. No, al momento l'unica cosa che avete notato è che vi sembra che di essere parecchio sotto adrenalina. Però niente di eccezionale, tranne Claudio che è riuscito a prendere per caso di coltello al volo. Esatto, in questo momento io lo sto venerando come una divinità. Quindi... Però diciamo che nessuno lo conosce abbastanza bene, nessuno gli ha mai lanciato un coltello a Claudio, quindi non sai se veramente lo potrebbe fare. Ma da quello che vi ho raccontato del mio liceo potrebbe essere vero. È vero. Però mi hanno detto che ha litigato durante il mio condominio, come se fosse stato un ninja di... Ma il banishment di... li... cioè li fai un... Banishment credo che sia solo contro le creature...
No, soprannatura sì. Potrebbe essere una creatura sovrannaturale. È praticamente, incuti paura. Ah, incuti paura solo. Beh, aspetta, vuol dire che se però fallisci ti riprendi punto. Ma tanto. Però è su una creatura. Ma spendo tre shot. Sì, diciamo che questi essendo tanti, se vuoi provare a fare. Però sarebbe una. Se tu vuoi farlo, è come cercare di intimidirli. Ma non sai contro quanti funziona. Ho un attacco magico di qualche tipo, no? No. La tua magia serve a percepire tu e puoi, a fare bene. Ma quello lo farei dopo. Tu puoi provare a fare cose, però sei tu. No, vabbè, è attacco con sta spadina al 10. Cos'è che faccio con... spendo un magic e ritiro un dado. Perché ragazzo ha culo coi dadi in linea con il gruppo. Tra l'altro... spendo un magic e aggiungo un dado. Ok. No, ma lo becco, aspetta. Sì, sì, sì. No, spendendo un magic e aggiungo un dado. Sì, spendo un magic. Voci nella testa dicono anche che da come tu dici che io prendo gli insetti quando ci sono gli insetti, è possibile che io prenda... Vero. 10. I coltelli. Ci vado. Lo manchi con... Ma porca cazzo. Con il gruppo perché vedi che schiva... Ti incazzi un po', sia perché c'è pericolo alla tua vita, sia perché, come hai detto prima, è un GS un quarto. Sì, sì. E mentre ti incazzi, vedi la lama per un secondo che si allunga, che brilla di una, lievemente di una luce rossastra. Pungolo. Si sposta, il tuo braccio si sposta come da solo e si pianta nel petto della creatura. Ah, di Andrea. Andrea. Infatti hai fatto un milione. No, tutto così, non c'è la lama. Così. Nel petto della creatura, però che si accascia a terra, anche questo è un fiume di sangue, ricoprendoti anche altra parte del corpo, di stare completamente quasi cosparso di sangue. Ottimo. Sì. E allora, cioè, hai in mano la lama, vedi che brilla di un colore rossastro. Rosso, Ma io cerco di difendermi parzialmente, però visto che sono a fianco al buco, cerco di mettere davanti la libreria per chiudere il buco. Quella che c'è di fianco. Quella che loro hanno tolto. Cioè, anziché attaccarli, mi difendo magari con un braccio, cerco di tenerlo così, e con l'altro braccio cerco Comunque vi ricordo che volendo potete attaccarne più di uno prendendovi una penalità al tiro, Beh, io cerco di fare questa roba. Cioè, voglio difendermi e voglio assolutamente chiudere perché non voglio che ne arrivino altri. Riesci a coprire in parte no perché stanno spingendo, però hai rimpicciolito parecchio il buco. Gianni. Oh, io non te l'ho specificato prima, quando mi sono buttato di là mi sono portato il computer. Sì, sì, l'hai detto. Questi due cazzoni devono levarsi dalle palle. Adesso ce ne avete tipo 4-5 nella stanza e lui che ha semi chiuso l'ingresso. Va bene, io adesso i due che sono di fronte a me che cercano di ammazzarmi mi danno anche abbastanza fastidio le persone che cercano di ammazzarmi. Quindi cerco che cosa strana. Esatto, quindi uso il mio background of wrestler vero e... prova a fargli del male. Hai fatto wrestling? Sì. Che figo. Pari arti marziali? Sì. 12. Dove prendere uno solo, due, cosa devi fare? Prova a prenderne due. E cosa gli fai? Li voglio prendere uno per un braccio e uno per l'altro e sbatterli l'uno contro l'altro. Da wrestling. Ma li acchiappi facilmente, ti rendi conto non proprio per il braccio ma per quegli stracci che hanno per il collo. Bah! Li sbatti uno contro l'altro e senti il coltello a volo è stato tanto apprezzato, Facciamo una bella cosa, E senti no, vedi frammenti di ossa e cervello che partono. Non ti ricordi di essere così forte, cioè ti ricordavi che hai avuto difficoltà per un po' di baratto ultimamente. Qua invece gli hai fatto esplodere la testa. Ma lui no, l'ha aperta subito la bottiglia. Ma perché gliel'hai allentata? Ah. Qua non gliel'hai allentata. È passato da uno, due. E si accascia da terra per i dita. Tocca ai goblin, che quelli che sono nella stanza provano comunque a picchiarvi. Uno a testa. Tranne te, perché ne è rimasto nemmeno. Tiri di merda. Non sapete se sono loro degli spastici o voi... No, molto bravi, abili a schivare perché riuscite a tenervi facilmente a portata a distanza del coltello. Sono piccolini, vediamo che hanno le braccine piccole comunque, no? Anch'io, però sono come se lui, è come se lui combattesse con Claudio, no? La scena è proprio una Gabriele. Scena. No, io ho visto i riflessi. Goblin uccise la ci dicono Goblin uccise la Bud Spencer comunque che. Beh, complimentone per me. Grazie. E lui sta cercando di spingere questo armadio. Sì. Contro la... Ce ne sono altri ancora presenti? Tre, no, dal nostro lato tre e gli altri sono tutti... E allora vado, ammazzo, uccido, cioè proprio...
Mentre ti stai avvicinando verso il goblin con la spada, col coltellaccio per provare a colpirlo, vedi la libreria che sta tenendo lui che esplode dentro la stanza. Oh. E fatemi un check di, vediamo chi, almeno un paio di persone. Tu cazzo. E di nuovo io. E tu di nuovo no. Tu e Gianni. Perché vedete l'armadio che parte velocemente attraverso la stanza. E ci prende in testa tipo tutti e due. Tipo binario. Prendo l'armadio al volo. No. Check dado solo. Check da, con 10. No, mai dado solo. A meno che non hai martial art. Martial arts. Io sì. No, in realtà è più il suo contro la difesa. Non fate check voi. E lui contro la difesa. Negativo. Meno 5, ragazzi. No, esplode due volte. Esplode due. Fa un cazzo, non fa. 6, 12, meno 12, 13, quindi meno 12. Quindi, l'armadio rimbalza contro il muro e gli torna in testa. No, l'armadio esplode contro la porta dove c'erano ancora alcuni mobili che si dilania e si apre completamente e vedete al di là le scale dell'altro palazzo. Ci ha aperto la via. Però vedete anche questo tizio enorme che con un altro cazzotto sfonda il muro, è più o meno alto quanto il muro. Ah, boh, dai. Peggio. Entra e cerca di allungare le mani per prendere, che non lo farà dopo. Pena. Capiamo. Fuggire. Fuggite. E dietro di lui sciamano. Ragazzi, io l'ho conosciuto di persona, Gianni Musi, il doppiatore di Gandalf. Sì. Sì, sì. Io ho conosciuto quello di Gandalf, però. C'era anche lui allo stesso sì, evento. Sì. C'erano i ragazzi dello Svarione e c'era Gianni Musi, Davide Pierino di... E se non caghi, esploderai. No, e comunque mi è stato bellissimo che stava facendo una conferenza sul doppiaggio. La gente dormiva. No. Sì, ah, sì, quella 4-5 anni fa cos'era? Sì, a Sentieri Tolkieniani, a sua Dosasco. Sì, sì, sì. E erano tutti... Lui se n'è accorto, ma un vecchietto di 86 anni. Ci guarda, zitto, e nessuno si è accorto che si era mutato. Prende il microfono. Tu! Non puoi! E tutti, sì! Sì, ancora, sì! E a proposito di Signore degli Anelli, vedete come a Moria, dietro questo enorme troll sciamano... Oh. A decine i goblin e stanno entrando nella stanza. Corriamo. Bene. Fuggiamo. Capriele. Fuggiamo. Fuggi giù per le scale. Sì, sì. Esci dalla porta e inizi a correre giù per le scale. Da vile proprio. Tutti quanti. Siete tutti voi. Quindi felate, iniziate a correre giù per le scale. Col computer. Yes. È la mia spadina brillante. Inizia a brilla ancora. Correte, sì, brilla ancora e che dopo bello. Un po' si spegne. No. E ti senti lievemente più stanco, ma proprio per un secondo. Iniziate a scendere le scale, scendete le scale e vedete che stanno prendendo terreno. E come un enorme serpente stanno scendendo. No, si stanno buttando, rotolando, tipo tipo Game of Thrones quando si buttano giù dal dirupo i non morti, no? Si passano sopra anche. Si passano sopra, iniziano a sciamare l'uno sull'altro, si mordono tra di loro, alcuni si prendono a coltellate. Viva i goblin. Oh, per fortuna sono goblin e non coboldi. Ringrazio solo di questo. I coboldi sono intelligenti, vero? Sì. Siete praticamente arrivati alla porta d'ingresso del palazzo, al piano terra, affaticati, mentre stanno scendendo dietro. Quando la porta si spalanca, vedete un tizio davanti alla porta, con una maschera nera, proprio quelle da ninja dei telefilm, vestiti nero, quella quadrata. Ah, merda, ok. In mano ha un fucile automatico, lo punta verso di voi e inizia a sparare. Verso di noi? Ah, vaffanculo! Non esplode. Non vi conviene che esplode. In questo caso non esplode perché spara, i proiettili vi passano di fianco e dietro sentite e vedete alcune creature che iniziano a cadere. Dove va? Fuori di qua! E inizia a sparare spostandosi. Sì, sono arrivati fuori. Va bene, andiamo verso il tipo. Si gira, vedete che ce n'è un altro che sta ricaricando, entra, spara anche lui, però sono tantissimi quelli che stanno arrivando. C'è una macchina? No. Come no? Cioè, ci sono le macchine in giro per strada, bene, ma prendiamo sono una completamente distrutte. Ah, tutte distrutte. Non ce n'è una che sembra utilizzata. No, niente. Pensavo che loro fossero arrivati tipo con una no, macchina. No, il tizio magari. Vi fa accenno di seguirlo. In un tombino. Vedi l'altro che fa, fogne. andate, vedete, tira fuori, la butta dentro. Corre insieme a voi, no? Senti proprio un'esplosione, vedi delle fiamme che escono dall'ingresso della casa. No, non le vediamo perché siamo cool guys. Ah, che non look at explosion. Explosions. Esatto. Vedete l'altro tizio che vi segue? Vi portano dietro un angolo, c'è una porta, la apre, delle scale che scendono, i due tizi si fiondano dentro.
Mi seguiamo velocissimo. Dentro, dentro, dentro chiudi, dentro. Mi seguo velocissimo. Due fucili o 50 milioni con i coltelli? No, li due seguo con i fucili. Li seguo proprio. Anch'io li seguo alla cieca. Scendere. Proprio. Vedi, ci sono delle luci accese in questa scalinata che scende come se fosse una cantina. Mm-hmm. Quando scendete sentite la porta che si chiude dietro e vedete che dietro la porta c'era un altro di questi tizi che ha chiuso la porta. Vedete che la chiude a chiave e mette delle enormi spranghe di ferro sulla porta. Bravo, grazie. Bravo. Prendo fiato perché sono un fumatore e ho il fiatone. Anch'io. Butto per te. Io no. In realtà non hai il fiatone. No. Neanche tu. Oh, che bello. Cioè, chi è che sei, sarà sei fatto male alla mano? Cioè, il fiatone hai fatto tipo... Tu ti sei fatto male alla mano? Sì. Accenditi 10 sigarette come Kenshiro così ti occludi le vene e ti esce meno sangue. Kenshiro l'aveva fatto, Sì, ma non trovo... Ma Kenshiro? No, non ricordo. Allora, sì, l'aveva fatto. A parte che aveva Kenshiro... cominciato, si era fumato 4 pacchetti di sigarette prima di affrontare un tizio che gli faceva dei buchi, però praticamente non mi ricordo chi e quando e che cazzo di puntata. E però niente, gli faceva i buchi e non sanguinava tanto perché si era fumato 4 pacchetti di sigarette nel giro di mezz'ora. Una grandissima idea. grande idea. E poi è morto di cancro. Non era ma no, con le radiazioni che ci sono lì. Ah, giusto, canto. Vero. Che comunque, scendete. Forse era Toki che quindi è morto lo stesso. Siete tutti? No. Chi manca? Roberto. Ah. E come in Doom and Destiny stiamo cercando il nostro master. Ci avete giocato? Sì. Bellissimo. In realtà, secondo seguiteci me, e non fate rumore. È lui che ci ha messo in sto casino, però. Vabbè, sicuramente. E non so perché, ma è molto probabile. Scendete, vedete che ci sono degli altri corridoi che si diramano da questo principale. Sembra che ci siano svariate persone. In una vedete una stanza, sembra una specie di magazzino. Mm-hmm. E vedete un... La resistenza. Una signora di una certa età che sta sistemando del cibo. Ah. Nel frattempo che sistema il cibo sta anche sistemando una cintura piena di proiettili, di quelli tipo dal fucile a pompa, di pesanti. Vedete anche dei ragazzini che corrono in giro ridendo, che appena vi vedono si spaventano. Cazzo un ridendo! Così, ah, scusa! E si spostano e scappa via. Però... Cazzo ridi, c'è niente da ridere qua. C'è svariata gente qui in queste stanze che si aprono al corridoio centrale mentre i tizi vi fanno strada di seguirli dritti. Ma che cazzo erano quei goblin? Cos'è le chimere? Le chimere? No, vi spiegheranno tutto. Sì, aspetta un secondo. Si ferma nel corridoio. Nel frattempo vedete da un altro corridoio che escono un paio di bambini orientali che vi guardano e fanno... Iniziano a parlare tra di loro, vi indicano, poi guardano te, uno si spaventa che è quello che è spaventato. Okay. Siamo in via Sarpi, perfetto. Ma a parte questo, la cosa importante da capire è che cosa cazzo è successo a noi prima di capire che cosa è successo al resto del mondo. Ah, io so quindi come fare. Ma soprattutto, te ne guardo la registrazione del video. Ci sarà ancora la signora che fa i ravioli? Questa è una domanda importante. Ravioli, Paolo, il tizio è un po', vedete, solo dagli occhi perché ha la maschera, è un attimo confuso, però rimane lì, aspetta che tu ti apro il computer. Faccio partire il file della registrazione e vedo che cazzo è successo quando ci siamo addormentati. Vedi che il file della registrazione si brinda con l'amaro, vi addormentate e vedete Roberto, in terza persona, che si alza, controlla, sistema come se fossi io. Sì. E controlla come se più, Roberto. Tu ti stieri tipo addormentato con la faccia dentro la tazza, ti sposta, ti sistema un attimo. Anche agli altri, carino, Roberto, poi si alza, abusa di noi, guardando verso la telecamera, scuote la testa. Mi dispiace, ma è l'unico modo. Perché? Esce dalla porta e dopo un po' vedi che vai avanti veloce perché la registrazione dopo un po' è finita la memoria sul computer. Ok, questo l'ha lasciato lui. Sì, okay. Lui nel senso di te, però sì. Okay. Forza Gianni. Grazie. Quindi è colpa di Roberto, quel figlio di puttana. Non mi è mai piaciuto. Ho 15 anni che lo conosco, ormai di più a questo punto. Secondo me è stato un problema di caldo, cioè ha sbroccato col caldo. No. I casi sono due. O era troppo caldo o c'era giocato da Ivano. No, c'era una cimice nella stanza. Cimice. Lui ha buttato tutto. Ah, quindi sono insetto fatico. Esatto, quindi fare una roba del genere. Perché secondo me si è materializzata una presenza e gli ha detto: Roberto, i casi sono due. O sopporti la cimice nella stanza o ci sarà un'apocalisse cosmica totale nucleare. Ha scelto l'apocalisse. Non ci saranno più le cimici, però ci saranno altri cazzi. E lui ha detto: beh, vabbè, apocalisse. Non so di cosa stiate parlando, però potrà spiegarvi tutto. Roberto, la nostra signora. Ah, la signora sa tutto. Quella che fa i ravioli. Forse ha cambiato sesso, Roberto. No, sarà la signora dei ravioli. La vedevo abbastanza.
Proseguite nel corridoio, voilà. Entrate in un'altra grossa stanza, vedete al centro c'è un tavolo, sul tavolo ci sono varie munizioni, sembrano monete d'oro, alcuni scrigni forzieri dei gioielli, altre munizioni, di fianco al tavolo c'è appoggiato un fucile a pompa, svariate pistole, ci sono dei tavoli al centro della stanza, vedete gruppi di ragazzini, anche non proprio ragazzini, sui 20 anni. Ci stanno tenendo sott'occhio noi? Solo il tizio che vi sta seguendo, gli altri. Ma io prendo una pistola. A parte i ragazzini. Ah no, beh, è di fianco al tavolo dove c'è la tizia, aspetta, finisco di descrivere. Ah, ok. Ci sono al tavolo dei ragazzini, vedete che hanno dei pezzi di carta appoggiati sul tavolo e stanno tirando delle cose che sembrano dei dadi. Ah sì, iniziano a parlare. Voi che conoscete bene, vi sembra stiano giocando di ruolo. A cosa? Guardando nella stanza, stanno tirando dadi da 20. Ah, okay. Da un tavolo, da un altro stanno tirando altri dadi, dadi da 6. In un altro, tanti dadi da 10. C'è qualcuno che tira dadi da 12. Vado al tavolo dove tirano dadi da 10. No? Tirano dadi da 12. E vedete, ci sono 5-6 di questi tavoli. Di fianco ci sono delle persone vestite sempre con queste tuniche, ma senza maschera. Con un simbolo di un grosso drago sul petto, simil quello, però grosso. Oh mio Dio. E che cazzo di fine ha fatto la pagina? Che sembra che stiano spiegando ai ragazzini. Al momento questo è quello che vi colpisce di più, perché vedere i ragazzini in un posto del genere che gioca di ruolo. Ma allora il mondo va benissimo, cosa ci preoccupiamo? Beh, oddio. Però vabbè, cioè punti di vista. I ragazzini giocano di nuovo di ruolo, di che cazzo ti lamenti? C'è voluto l'apocalisse. Allora, se devo scegliere, cioè nel senso, con tutto rispetto, però al centro della stanza vedete una signora anziana orientale anche questa, quindi potrebbe avere dai 70 ai 3000 anni. Si gioca Yu-Gi-Oh! Uguale. Che non avete idea, potrebbe avere da più o meno una via di mezzo, quello è lo span. Anche lei ha una specie di yukata, ben curato, è tutta rannicchiata, proprio tipo Obaba di Ranma. È alta 90 centimetri, però trasuda saggezza. Okay. Bacchetta infilata, che sì. Tiene lo scignon. Sì. E fa, finalmente siete arrivati. Ma cosa? Venite risvegliati. Bella zia. Sorride. Nel frattempo vedo i ragazzini, fa critico. No, non puoi fare il critico. Vedi l'altra, si avvicina e spiega e vedi che hanno. Consumo dei filo fogli. Del destino. Hanno dei fogli. Uno dice, consumo un filo del destino. Marchetta, ma è l'ultimo, poi muori. Marchetta. È il mio gioco. Hanno dei pezzi di carta completamente rovinati che... Alcuni sembrano che stiano giocando con un manuale della quinta edizione, di cui sono rimaste tipo 5 pagine, completamente rovinate. Altri invece hanno degli appunti, dei disegni. Un altro vedi che ha solo una copertina, che vedi che è la copertina di Masquerade, ma è solo la copertina. E stanno giocando, probabilmente ti viene in mente, guardando la scena, stanno giocando a vampiri solo con la copertina. Ipotizzano. Però è bellissimo. Mi metto a piangere, mi dà la commozione. Un po'. Anche solo con la copertina. Non avete White Wolf Wikia, come fate? Non posso vedere neanche sesso, droga e D&D. Infatti è triste questo mondo. Venite, avvicinatevi, avrete tante domande, immagino. Moltissime. Non così tante, in realtà. Beh, piacere intanto, io sono del Cantoro, vi do la mano. Cosa dici? Mi presento col mio nome e cognome. Andrea Cantoro, molto piacere, lei è? Oh, molto piacere, il mio nome è Mailing. Mailing, ho capito. Tu, Claudio, chiaramente il nome. Sì. Okay. Mailing list. Allora, signora Mailing. Mailing di nome e list di cognome. Gentile signora Mailing, ma che cosa è successo esattamente? Noi ci siamo addormentati. Volete qualcosa ci siamo nel frattempo? No, questo è un po' droga. Grazie. Siamo bene, però. Anche quella. Che cosa è successo? Chi erano quei tira fuori un tocco d'erba. Un tocco. Vabbè, perché è solida. Chissà da quanti anni è marinata. È fossilizzata. Sì. Ok, perfetto. Quindi bisogna cremarla come l'ascis. Vabbè, pronti? Ci sono quei goblin. Oh, non le sappiamo chimere. Chi l'abbia generate quelle chimere, ma sono in giro da molto, molto tempo. Molto, e molto tempo, cioè quantificando, voglio dire, una quantità, almeno un'unità misurabile. Credo che voi siate dormienti dal 2017. Finché anno siamo? E quindi siamo nel... Questo è il 2060. 43 anni sono passati dalla guerra delle chimere. Era forte l'amaro. Beh, li porta bene 76 anni, devo dire. Sì, mi ricordo quando facevi la viola. Sono un attimo spaesato. Oh, io sono Mailing, sono la... Mailing, sicura. Mailing. Sì.
Sono la capa dei dragoni. Cioè, quindi tu mi stai dicendo... I dragoni. I dragoni, che commesti... Cioè, nel senso... No, piano. Tu, conoscendo Feng Shui... Lei conosce un uomo che si chiama Angus? Rimane un attimo. Aia. Vedi che la coglie sul vivo e ti dice... Sì, lui insieme a mio nonno hanno creato il rituale per parlare nei sogni. E di Gary non ne parla mai nessuno? Gary, ah! Oh. Aia. Purtroppo. Io prendo loro due e li faccio indietro. Purtroppo, come dire, la occhio. Storia di questa persona è diventata molto oscura. Occhio. Un secondo, devo parlare con i miei compagni. Occhio. Ma che cazzo. C'è un grosso. Occhio. Enorme. Gigantesco, ciclopico, ctuliano problema. Lei è un personaggio di una nostra campagna. Temo di aver intuito, esatto, bravo. Io avendo ascoltato. E c'è anche sì. Vi siete spostati? Sì, sì. Non so come sia possibile. Ho capito. Ma è un personaggio della nostra campagna. Io c'ho un'idea. Dopo che sono state dette queste cose, eccetera, mi faccio un po' da parte, mentre magari loro stanno continuando a parlare, se continuano a parlare. E mi metto in contatto con la gente scema, con gli spiriti, con i morti. E quindi ti guardi un po' intorno e ti piace qualcosa di strano. Ti riconcentri su quella cosa che ti era apparsa sulla lava, perché hai sentito qualcosa. Il potere. Come energia che sì, in qualche mi metto modo la sudava. In un angolino tranquillo, da solo. E faccio la divinazione. Cosa fa? Divinazione proprio. Ti spendi dicono cose del per passato. Vedere. Ok. Past events, ti voglio dare un indizio. Su cosa è successo davvero, cioè qual è il motivo di tutto questo? Vedi, per un secondo niente, ti concentri, ti un attimo gli occhi, ti sembra il modo giusto di farlo. Ti guardi un attimo intorno, sbatti un attimo le palpebre, ti sembra di vedere. Non ti aspettavi qualcosa del genere quando tu ti aspettavi di parlare con gli spiriti nei giorni ormai, tipo, sì, se sì, vedo sì, uno sì, spirito sì, me sì, lo immagino sì, così. Sì. Ti sembra di vedere delle sagome semi-trasparenti, okay, ma solo i contorni. Come modi servitore inosservato. Sì, ok. Vedi che si muovono, vedi alcuni che prendono quello che sembrano il contorno di un fucile, iniziano a caricarli, si appostano tutti e vedi dietro un'altra figura che ti sembra molto autoritaria e senti una voce che dice «Dobbiamo difendere questo posto, dobbiamo difendere i dragoni, Wong Fa non è morto per questo, io non ho sconfitto Benedict per questo!» Non so cosa sei, però vabbè. Sì, non sai sì, assolutamente non nulla capisco. Di quello che dici. Andiamo per i dragoni! E vedi no? Questi belle sagome trasparenti che escono dalla porta e hai la sensazione che non sia finita molto bene. Ok. Vabbè, mi ripiglio. Tanto loro? Ragazzi, qui non va un cazzo bene. Ma questo no. sembra tanto la realtà mista... No. È gioco di ruolo, è solo gioco di ruolo. È quello che dice Claudio, perché questa qua io l'ho ascoltata all'epoca. Io l'ho giocata, figurati. Puntata di Feng Shui? Sì. Io l'ho masterizzata. Era quello, non mi ricordo quante puntate di Fumble in cui sostanzialmente giocavano a Feng Shui e c'era un travaso di personaggi. Oh, da senti stellare. La voce della tizia che è lontano, papà. Oh, conoscete il Feng Shui quindi? Apro il computer, cerco la puntata, tanto ce l'ho salvata sul computer e faccio partire la puntata in cui lei era il personaggio, il figlio del mio PG. La figlia PG. Del mio PG. Metafisica! Ascolta, curioso come i sogni poi si riversino nella realtà. Le parole non sono mai state dette da me. I sogni? Certo. Io arrivo vicino alla nonnina e le faccio proprio, sei tipo Benny Hill. Brava nonnina, di. Ti sorride. È tutta contenta. Sì. Ti rendi conto che quando gli fai così? Sì. È cuoio, ma cuoio durissimo. Probabilmente un coltello non la taglia. Ok. Ed è anche. Ti sembra parecchio robusta, neanche la sposti. Ok. Claudio è leggermente solida la nonnina. Cioè, proprio. Hai capito? E l'ho capito che è solida. Gli ho fatto portare. Esatto. Qualcosa da mangiare, da bere. Nel frattempo posso rispondere a tutte le domande che ma volete fino a domani mattina, saremo al sicuro. Aiutato. E perché fino a domani mattina soprattutto? Questa cosa non mi piace molto. Perché domani mattina ci dovremo spostare. Ma voi siete nomadi, cioè vi spostate. Questo rifugio ha già dato tutto quello che poteva dare. Cioè, quindi praticamente vi voi siete delle sedie, Fumble, cazzo, Fumble! Voi siete le uniche persone che rimangono della razza umana.
No, ce ne sono altri. E dove sono gli altri? Per la maggior parte sono controllate dagli architetti. Cioè, ma tu sei preoccupato dell'unica cosa positiva di sto mondo, cioè che c'è meno gente? No, vabbè, un purtroppo po' mi questo, per la mia famiglia, sai, per questo mia tempo è controllato dagli architetti. Gli architetti sarebbero i capi goblin, no? No, gli architetti della carne, lascia perdere, è una cosa complicata di Feng Shui, sono puttanate sul viaggio nel tempo. Ora passiamo alle cose. No, però aspetta, passiamo un po' alle puttanate, perché secondo me queste puttanate hanno fondo di verità. C'è una caramella? Io ho bisogno di zucchero perché... Vedi lei che tira fuori un pacchettino di caramelle. No, grazie. Sono quelle, lì, sono quelle lì tonde e mischiate ci sono delle Rossana. Okay. Perché no, ci sono sempre, i vecchi no? Danno sempre le Rossana. Ce l'hanno sempre in tasca da qualche perfetto, parte. Io mangio una Rossana che ha 300 anni. Non importa di che nazionalità siano, hanno le Rossana. Posso immaginare che... Vedi lei che mentre state facendo domande si gira verso di voi. Che sei ancora nell'angolo, che hai appena finito di vedere la cosa. Ti fa... Ah, quindi tu puoi vederlo. Il mio caro padre, come sta? Che cazzo stai dicendo? Fai lì un personaggio, non ti preoccupare. Credo che cazzate. Ho visto cose passate, non... O forse no? Quello... Ma sembrava ancora vivo. Che hai percepito. È presente? È vero. Ah, è presente? Il suo spirito è sempre con noi. Il Feng Shui porta tutto qui. Vabbè. Io ho un'ipotesi. Ok. Ho un'ipotesi. Vai, allora, un momento. No, no, io ho un'ipotesi. Mangiate, bevete o ormai sapete? No. Allora, cerchiamo di parlare. Ho un'ipotesi. Lascia, ti espongo la mia ipotesi. Ok. Tanto non parlate con lei, la valuterai come cazzata o meno. Mm-hmm. Tutti voi. È possibile che lo sia, ma è anche possibile che io abbia ragione. Mm-hmm. Il mondo è finito. Mm-hmm. Il genere umano è arrivato all'orlo dell'estinzione. Ma in qualche modo si sono salvate le registrazioni di Fumble, che loro hanno preso come verità, perché era l'unica registrazione che era. È l'unica spiegazione che riesco a darmi su questa cosa. Quindi non c'è una spiegazione logica per questa cosa. Le registrazioni di Fumble sono diventate la storia dell'umanità per questi... Non c'era nient'altro. Se il mondo è finito per questi goblin. Ma non lo so se è finito per i goblin. Magari è finito perché Trump e Putin hanno litigato e si sono lanciate le atomiche. E come sono nati i goblin? Scusami. Da Kim Jong-un. Cioè, nel senso, lui è stato investito. Quando dice come sono nati i goblin, è uscito. Lei parla sopra e dice: sono nati dall'immaginazione dei risvegliati. Dall'immaginazione. Ah, quindi se noi immaginiamo. Noi siamo risvegliati. Cioè, noi possiamo creare le cose. E allora vedi che se io penso all'esercito di nani, vengono veramente i nani e ammazzano i goblin. Pensiamo a. Noi siamo risvegliati, ce l'ha detto lei. Ha delle donne nude bellissime. Funzionasse cioè, così. Devo pensarci a qualcosa. E come funziona? Beh, penso così. Che sia un po' troppo anziana per te. Allora, come funziona? E come funziona? Mai... Così noi ci mettiamo, pensiamo, sterminiamo e torniamo a casa. Ci hanno lasciato un messaggio in cui dicevano qualcosa sull'immaginazione. Quei bambini stanno giocando. Probabilmente il sognatore che ci ha dato la posizione dove proteggervi in questo periodo. Claudio. Roberto, perché io Claudio ho un po' di difficoltà con i nomi, l'ho messo attaccato. Già eravamo, scusatemi ragazzi. Grazie bere, a mio nonno Wong Fa. Roberto, era Roberto il sognatore? Non conosco il suo nome, ma grazie. Purtroppo funziona in questo modo. Ci sono delle giunture attraverso il Netherworld che portano in varie epoche e ci sono fazioni che cercano di controllarle. Noi cerchiamo di mantenere attiva e viva la libertà delle persone di questi tempi. Purtroppo nel vostro tempo non c'era nessuna giuntura, certo. Ma ne è stata creata una poco dopo dagli architetti. Chi sono questi architetti? Coloro che hanno causato tutto quello che avete visto. E quindi sono i nostri nemici gli architetti, no? Sono i nemici di tutto ciò che vuole vivere. Vuole vivere in libertà. E perché fanno questo? Perché vogliono dominare il mondo. Beh, lo stanno già facendo. Dov'è la facoltà di architettura a Milano? Al Politecnico, piazza Leonardo da Vinci. Bella. Bastardi. Già una volta, grazie a mio nonno, eravamo comparsi in sogno alla persona che vi ha protetto, o almeno che ci ha indicato la posizione dove proteggervi. Era una... Forse è per quello che ha raccontato la nostra storia. E qua però ti devo dire qualche cosa. Certo. Tu e tuo nonno siete apparsi in sogno a una persona, ma tuo padre è apparso in sogno a un'altra persona. Vabbè. Sei frutto del suo sogno? Il Feng Shui è ancora un mistero, di poco ne conosciamo. No, Feng Shui è un regolamento di cui so abbastanza bene cosa c'è scritto nel manuale, quindi se riusciamo a venirne a capo, forse riusciamo a uscire da questo impasse. Purtroppo è quello che ha causato la caduta di tutto.
Roberto, e vedi che tira fuori, tira fuori il manuale dei mostri della seconda edizione. Cos'è sta droga? Wow. Vedi che la copertina è in pelle e c'è il disegno sopra, Dungeons and Dragons manuale dei mostri seconda edizione. No, no, quello è il manuale sbagliato. È da questi, è dall'immaginazione dei risvegliati che gli architetti hanno creato i nuovi demoni. Vabbè, tu allora sai, in Feng Shui, che di solito in base gli architetti della carne prendono demoni o primati, li pompano di roba cibernetica, li controllano e li mandano a conquistare. Allora, va bene, facciamo che per oggi la mia mente è veramente sovraccaricata di tutte queste informazioni. Oh, certo, volete riposare. Io vorrei riposarmi un attimo e soprattutto vorrei sapere che cosa possiamo fare per sopravvivere. Abbiamo dormito per 43 anni, dai. È veramente stanco. Basta. L'unica speranza di questo mondo sono i risvegliati. Sono gli unici che sono rimasti con abbastanza immaginazione da combattere quello che è stato scagliato su questo mondo. I dragoni se la sono cavata bene fino a che l'immaginazione collettiva pensava a cose facili da sconfiggere. Nel vostro mondo c'erano vampiri, licantropi, zombie. Abbiamo detto cose facili da sconfiggere, parti con i vampiri. Tutti conoscono le loro debolezze e sono state tramandate. Di creature più particolari le debolezze sono state distrutte dagli architetti. Solo pochi le conoscono. Non so se voglio fare questa domanda, ma che cosa c'è di così grosso là fuori che non sapete come distruggere? Tipo un drago? No, quindi sapete anche il voi. Il Tarrasch. Cosa può esserci? Non conosco questa bestia. Meno male, ottimo. Meno male, meno male. Fai conto che non l'abbia mai nominata. Cancellala dalla memoria. Una delle più pericolose. Anzi, dammi il manuale. Strap. Una delle più pericolose al momento in questa città è una creatura in grado di sollevarsi da terra. Un enorme occhio. Un beholder. Alcuni sì, l'hanno chiamato. Con dei raggi. L'osservatore. Sì, quindi lo conoscete. L'osservatore quindi romano, potete... quotidiano del clero. No, l'osservatore queste è basta. Sono parole oscure per me. Il Beholder, fantastico. È okay. Una delle creature più temibili, nessuno sa come sconfiggerla. Avete dei cecchini? Sì. Ok. Si spara. Sparategli all'occhio centrale. Bene o male. Ma ascoltami, se la nostra immaginazione... provato, ma non credo, dovreste parlare con... Scusa, Claudio, cioè, sono un mondo di ricoglioni. Lo so. Allora, oh, l'ha pensato Roberto, che cazzo guarda me? Se l'immaginazione... È il suo sogno. Ho capito, però... È un ricoglionito. L'immaginazione aveva creato anche qualcosa di buono, no? No, perché sono gli architetti che controllano le creazioni. Loro hanno una macchina e delle fabbriche in grado di dare vita... La fabbrica dei mostri ha aperto giù in città. Esattamente. Cosa? Oh mio Dio. C'è una fabbrica. Perché nerd non pensano alla figa come tutti gli altri? Mi sono chiesto. Non so, io la prima cosa che ho fatto quando mi ha detto l'immaginazione è stato Scarlett Johansson e non ha funzionato. Hai visto? E invece ho pensato in... Sì, perché non ti attaccano la macchina e ti creano Scarlett Johansson perché sei bello. Beh, perché no? Beh, magari. Non facessero, li voterei. In qualche modo, avendo quelle macchine, potremmo attraverso quelle macchine creare qualcosa per combattere i mostri, giusto? Se riusciste a utilizzarla potrebbe essere, ma le fabbriche sono troppo ben difese. Dov'è una di queste fabbriche? Tipo? Tanto abbiamo capito che siete degli inetti. Fa un cenno a uno dei tizi. Inetti, si avvicina, prende una delle mappe, una mappa da un tavolo di uno dei ragazzini che stanno giocando, facendo cadere un paio di miniature. No. E il bambino si intristisce così a piangere. Ma dai, no, che toccava a me l'iniziativa. La mette sul tavolo e vedete, è una mappa di Milano. E la parte centrale, dove c'è una specie di disegno fatto sopra, esattamente dove c'è il Duomo, e c'è scritto fabbrica principale, e poi vedi che ce ne sono altre intorno a Milano, più piccole. Allora, però noi siamo delle persone normali, no? Ma che più cazzo meno possiamo fare contro... Voi non siete... Io tanto normale, normali. Non mi sono mai sentito. Voi siete tra fare? I pochi sopravvissuti non catturati dagli architetti. Nemmeno. Va bene, persone allora, cosa normali possiamo fare? In noi? Grado... di utilizzare la vostra immaginazione. È solo quello, il Feng Shui ci ha detto che quello ci salverà. E ho preso un coltello al volo? Sì. Evidentemente. Mio padre ci ha provato molto spesso, ma non ci è riuscito sempre. Va bene, allora, cerchiamo di lavorare un po' di immaginazione. Per un po' di ore, vediamo che cosa ne esce fuori. Ragazzi, sta calando l'audience, combattiamo, tirati iniziativa.
Hai visto? Sei salita. Ho una proposta. Arriviamo a una di queste fabbriche, la più vicina. Ci costruiamo noi un nostro drago. Bravo, bravo. No, ma i draghi no che non si controllano. Facciamo qualcos'altro. Ma c'è di roba che... Ma proviamo, perché non proviamo un attimo Draconic, a lavorare? Lei ascolta molto attenta a quello che stai dicendo. Perché non proviamo un attimo a riflettere sulle nostre capacità e vedere che cosa sappiamo fare prima di uscire? No, no, ma questo è molto... Che cosa... Faccio un esempio. Se io mi mettessi a meditare, magari potrei riuscire con l'immaginazione a fluttuare. Oh, voi non siete sicuramente più gli stessi dopo esservi addormentati. O potresti essere il generatore di Feng Shui. Cioè, per il momento, scusa, in vita in cui tu sai fluttuare e vi ha armonizzato. Beh, già è un punto di partenza. Sì, ma quindi cosa facciamo? Fluttuiamo. Vabbè, almeno se so che posso fluttuare, almeno so che magari posso fare anche altre cose. Se invece ci provo e non funziona. Andrea, però non avendo la camera del tempo e del come cacchio si chiama, non mi ricordo più. Non è che possiamo stare lì a fare un addestramento di 90 minuti. Ma 10 minuti. Ma non c'è bisogno dell'addestramento. Abbiamo quante armi avete? Beh, molte. Molte. Abbiamo molte armi. Beh, io ho fatto soltero, sono bravo con le... Usiamo molte armi. Io ho sparato al poligono una volta, quindi... Beh, certo, per voi io svegliati una volta tutto a vostra disposizione. Vedi che fa così, e quel momento dalla scena, come un film di serie B, no? Nella scena prima c'erano tot armi, e adesso che fa così ce ne sono tre volte tanto. Ok. Matrix. Non è mai abbastanza. Non è mai abbastanza la potenza. No, però come essendo un montaggio da film action, è come se fosse stato montato male in questo momento. Esatto, cioè, un adesso, fantastico taglio. E adesso che presta. Ti presterò un DVD per farti capire cosa intendi. Io veramente io chiudo un attimo gli occhi e provo, veramente mi concentro e voglio rivedere se riesco a evitare. Non ho magia, però mi concentro. La risposta è no. Ti concentri. Ti sembra di sollevarti, ma in realtà ci era uno starnuto. Bello. Quello che ha detto lui mi sembrava molto valido. Io allora a questo punto inizio a fare incetta di armi. La prima cosa che, su cui metto mano è una Smith & Wesson, per due motivi. Uno, ce l'ho scritto sulla scheda, e due, è una canzone di Primal Fear. Va benissimo, diciamo che comunque onesto. Se provate un po' le armi, sentite quelle che sono più adatte a voi. Allora, io direi che ci equipaggiamo come Neo quando entra in banca. Esatto. L'unica differenza di Neo quando entra in banca è che quelle armi pesano un fottio, quindi inizi a toglierne un po', ti riesci a portare quello qualcosa. Quello che è. Ti puoi prendere un paio di pistole, un fucile o una pistola, un fucile. Io parto come Charlie Sheen in Hot Shots 2, quando è completamente armato, poi cado all'indietro per il peso e alla fine mi porto una beretta. No, vabbè, dai, due pistole e un fucile sulle spalle. Lei vi guarda e vi dice: mi sembrate abbastanza convinti delle vostre azioni. Sì, sì. Noi vi avremmo chiesto di aiutarci a distruggere la fabbrica, ma se voi pensate che sia un'idea migliore... È un'idea migliore. Cioè, hai detto che possiamo usarla per... E è allora possibile, usiamo. È anche possibile che ci lasciate la vita, ma... Ah, vabbè. Beh, ma per distruggerla ci avremmo comunque probabilmente lasciato la vita. A questo punto tanto vale cercare di prenderla. Beh, però cerchiamo di anche elaborare una via di fuga. Di dragoni... Non vorrei sembrarvi il solito codardo. Sono sopravvissuti... Infatti la mia prossima domanda sarà: avete un'auto? Abbiamo un modo per spostarci. Qual è il modo? Quale? Nuvolette di Dragon Ball. Dimmi che con la nuvoletta di Dragon Ball. Voglio le tue, anche le tue parole sono oscure. Voglio la nuvoletta di Dragon Ball. Posso chiedere? Fa un cerco un tizio. Mi si avvicina, gli parla nell'orecchio. Il tizio la guarda un attimo così. Vado a cercare. Buona spini! Non credi di avere molte speranze che la trovino. Cazzo. Però ti ha preso molto sul serio. È problematico. Già. Sì. Senti, tra le munizioni ci sono anche esplosivi con detonatori e roba del genere. Pochi, molto pochi. Mannaggia. Prendiamo i pochi che però ci sono. Quel poco che ce lo prendiamo. Io non tutto. Io volevo fare Rabino Bits. Io vorrei delle granate. Volevo minare tutto. Esplosivi. Che tipo? C'hanno esplosive incendiarie e fumogene. Ah, ci sono. Sì, sì. Le granate ce n'è. Sì, però ce ne hanno poche. È quello che possiamo prendere. Poi ve le dividete voi. No, non ce ne hanno così tante. Ce ne avranno due in quattro. Ecco. Takuma, eh? C'hanno tre granate esplosive. Ma che cazzo stanno festeggiando? Due incendiarie. Non è una festa. No, è una sparatoria. Cioè hanno due incendiarie, tre esplosive e due fumogene. Che vi possono dare, poi ne rimane tipo un paio. Però se vuoi ce n'è tanto. Sì, esatto. E vabbè, le prendiamo su e poi ce le divideremo. Mi si dia una matita, per favore, dottor. Grazie. Allora, quindi, me ne segno un po'.
Io prendo un'incendiaria. Che non si ma ragazzi, se non smette entro mezz'ora andrei a vedere. No, ma è... Qui sono i copi starbicchiando della gente vestita di nero che spara. Dici, ma cazzo! Sono i Wing Kong contro i. Non mi ricordo come si chiamano gli altri. Wing Kong. I Wing Kong sono i cattivi, i rossi. Segnati qualcosa. Cazzo, io segnato un'incendiaria e un'esplosiva. Luca Vibrante che ci sta ascoltando. I Wing Kong contro. Esatto, grazie. Quelli gialli, come si chiamano? Quelli gialli buoni. Che ho un vuoto di memoria. Non sento niente. No. Io delle granate. Io ho un minimo di investigazione con le armi. Punto di domanda. Guns. Allora, tu se fosse inerente, cioè, solamente se provo, se... a come tu videogiocatore o giocatore, quanto ti sentiresti competente? Togliendo il realismo della tua situazione. Ma io non molto, cioè nel senso, nelle armi vere no. Sei lievemente a disagio, tranne con la Colt. Ti sembra facile da maneggiare, zero un po' la tua arma. Oh, il Remington, provi anche il fucile, è un po' pesante, ti ci dovresti abituare, non ti sembra proprio per te Andrea, no. Però cioè meglio va bene. Non buttarlo. Io anche prendo due Colt e un Remington. Ok. Io prendo la Rossi e un Chan po' di munizioni. E Chan Sing, grande. E un po' di munizioni. Sì, sì, chiaro. Partiamo. Oh, non volevate riposare prima? Ma figurati, sono eroi. Facci vedere questo mezzo di trasporto. Guarda, un po' ammirata. Ho dormito fino a un quarto d'ora fa. Dovrà essere preparato. Datemi un'oretta. Sì, ma cos'è questo mezzo di trasporto? Un animale, una macchina? Sapete utilizzare una motocicletta? Sì. No. In quattro. No, e non voglio mettere piede su quegli affari diabolici. Purtroppo sono gli unici mezzi che ci consentono. Io sono finito contro un altro l'unica volta che l'ho usato. È una bicicletta. In grande sicurezza, sì. Ma no, ma si va in due su una. Sì, certo. No, sempre. Io ho un c'è la bicicletta, ma è quella con dietro il coso della consegna del cinese e non si può staccare in alcun modo. Vabbè, io mi siedo allora, facciamo così. È che... tipo saldato sulla bicicletta. Hai appena fermato un coltello a mani nude, penso che saprai stare dietro la moto. No. Ho una paura fottuta delle motociclette. Confermo, io... Hanno medicinali, roba chimica, perché potremmo addormentarlo come Bia Barracus e poi lo risvegliamo quando stiamo là. Hanno medicinali e altro, però per quello che ci capite voi sono le classiche bustine, quelle giapponesi, okay, col medicinale chiuse. Chiaro. Che tipo dentro c'è una polverina e dici ah boh. Ok, niente, vi farò preparare i mezzi, va bene. Vi chiedo anche, se in caso dovesse trovare altri risvegliati, per piacere salvateli. Sì, se non ci intralciano nella nostra azione di conquisto. E esce dalla stanza, rimanete nella stanza con tutte le armi e i ragazzini che stanno giocando, che adesso vi stanno guardando quando vedono che iniziate ad armare. Li guardano un po' ammirati, soprattutto quelli che stanno giocando a Cyberpunk. La giustizia domanda il castigo, li dico quando guardano poi in nostra direzione. Un ragazzino se lo segna. Questa è perfetta per il mio paladino barbaro. Ah, a proposito paladino di paladino barbaro. Non può essere barbaro. No, come no? Per di più. E non c'hanno la pagina barbaro, classi, barbaro paladino sì, paladino è barbaro no, perché per di più di classe. Qualsiasi, io sto parlando di qualsiasi non legale. Loro stanno giocando alla quinta. Ah, giusto. Il problema ti sembra il tavolo. Pagine, sì. A te sembra il problema del tavolo che stanno giocando col paladino barbaro in vampiri. Perché c'hanno solo la copertina e quindi stanno rischiando un po' tutto. Non dirgli niente. Comunque, non dirgli niente, paladino barbaro, quando deve chiedere qualcosa, fagli spezzare le dita alla persona, vedi che risponde. Ah, ho giocato un paladino anch'io una volta. Voi giocavate? Oh, quindi siete vecchissimi. Ho 76 anni, a quanto pare. Più di 70 anni. Wow, anche penso. Io quando ho 76 anni voglio essere come lui. Io ne ho quasi 86. Si vede che è vecchio, non vedi i capelli bianchi? Lui non ce li ha però. Sì, perché... Ancora peggio. Li ho persi prima. Perché è un Goliath. Beh, ci assomiglia in effetti un po'. Nel senso, come stazza, come mole, non voglio... Certo, sicuramente. Vuoi un consiglio? Gioca un orco. Gli orchi sono cattivi. No, sono bellissimi gli orchi. A parte che, appunto, e poi in ogni caso non importa. Ma non devono immaginare le robe. E vedi una ragazzina che si mette a piangere e fa: un orco, oggi c'è mia mamma. Oh mio Dio, cosa abbiamo fatto? Si mette a piangere al tavolo. Giocate i coboldi. In genere sono un'ottima soluzione. Minchia, fai pure una build sgrava lì, fai pum pum. Che... Vabbè. Volete fare qualcosa in questa oretta? Beh. Ma io li masterizzo una partita. Esatto.
Ai ragazzini? Sì. Beh, sì. Dai, fai una prova di GDR. Fate una prova di GDR tutti. E io gioco da tavolo. Va bene. Tu hai un vantaggio, allora. Io gli insegno, io a quelli che hanno vampiri, gli insegno a giocare vampiri davvero e gli annoto le veloce le cose vere. Ah, che no, vedi uno dei ragazzini che nel momento in cui parli di regole, fa, tu le conosci? Sì. Ma quelle vere, non quelle, ti fa vedere tipo uno schermo del master con alcune regole sì, dietro, ma solo master, le base, sì, no? Sì, sì. Faccio, tu sì, conosci sì. quelle vere? Sì. Quindi ti fa alcune domande e inizia a prendere appunti forsennatamente. E gli dico quali sono i clan, gli dico le discipline. Bari? Eh? In che senso? Cioè, dici che qualche clan è più forte degli altri, no, metti no. qualche house rule o cerchi di tenerlo no, vabbè, base del gioco? Non lo so, gli per comodità gli spiego la camarilla, perché se mi metto poi a sconfinare nel resto non ci vuole troppo, però. Ah, è Sabbat. In realtà il Sabbat è più veloce, però... Prendono appunti molto voracemente, vedi che anche altri ragazzini al tavolo ti fanno, lui sa le regole! Passa un po' di tempo, voi giocate... Avete fatto poi il GDR? Sì, 10 sì. su Clock. 11. Ma devo farlo 10 su vampiri, su tutto. Con i dadi quanto hai fatto? 3-3. 13 io, però lui è spaventato. Boom! Esplode il 6. Esplode? Sì. Quindi ritiro quello buono? Sì. E si somma. Madonna, quindi erano 3, più 3, 6... Più 12, più 6, 18. 18. In un'ora gli riesce a far mettere giù. Sì, ma alcune cose le scrivo anch'io. Cioè... Sì, sì, è riuscito a mettere giù buona parte delle regole di vampiri, quelle che per te sono importanti per sì, poterci sì, giocare. Sì, sì, sì. Vabbè, anche a me. E dico, ricordatevi che a vampiri si tirano pochi dadi, ci si dà del voi. The Gobby, se mi stai ascoltando, questo è per te. Ciao, Nicola. Vale. Riesci perfettamente e senti anche dentro di te un po' la speranza. Chissà, in futuro magari quindi i vampiri, grazie a questo seme, germoglierà. Tu quanto hai fatto? 10. Ti rendi conto che Clotos lo stavano giocando solo un paio di ragazzini un angolo, perché gli sembrava un po' troppo complicato senza conoscere gran parte delle regole, perché hanno un manualetto tagliato praticamente a metà. Quindi hanno solo la parte dell'ambientazione. Che sono 4 pagine, quindi... E gli dai una mano a fare così, capisce, si avvicinano un tanto, però vedi che... Non tantissimo come gli altri, perché... A me è di nicchia, giusto? È un po' di nicchia. Tu quanto hai fatto? Io ho fatto 11. E cosa cerchi di fare? Io gli vedi spiego... che sono tanti, anzi, mentre voi state lì, dopo 10 minuti arrivano altri ragazzini. Ah. Cioè, io gli racconto per scrivere per segno le regole del gioco di ruolo del Signore degli Anelli, il Girsa. Ma qua poi... il Girsa, ok. E poi gli dico, assolutamente una cosa del genere non deve essere ripetuta. Cioè, l'unico vantaggio di aver bruciato i manuali è che non esiste più. Vedi che dopo che hanno preso così appunti, ti guardano un po' straniti. Ti fanno, sono proibiti? No, non è che sono proibiti. Sì, sono proibiti! È che non ti diverti. No, non ascoltarli, è che non ti diverti. Ma noi non ci stiamo divertendo, ci stiamo addestrando. Addestrando anche te. Allora, nostri. Ok. Sono proibiti. E ragazzi, non fai neanche, però è anche divertente. È proibito. Ma no, poverini, se gli piace, dai. Cioè. È proibito. Vedi che vi guardano, non capiscono a chi dare retta. Alcuni si allontanano un po' tristi, mentre uno vedi che si ruba le cose in tasca. Si prende il coso e lo mette dietro. Ah, io fa, niente. Scusa, no, quel punto lì, spam, proprio, tipo... lascia cadere il foglio e si allontana piangendo. Che uomo di merda. No, niente, io spiego di indire. Non sono mai stato montessoriano. Okay. Vedi che della 3.5 gli sono rimasti tipo una parte degli incantesimi da chierico. Li spiego i mostri. Cioè, le capacità che hanno i mostri, le loro su quello sono abbastanza ferrati su alcuni, perché avevano un manuale della seconda dei mostri. A cui adesso manca la pagina del Tarrasca. Manca la pagina del Tarrasca. No, ma vedi, un sacco di pagine dentro già mancavano. Più o meno metà ce n'erano. Vedi che c'erano un sacco di cerchi e annotazioni sulle bullet e sugli ankeg, perché a quanto pare sono una piaga. Ah, vi spiego di mostri e come combatterli. Vi ascoltano, voi state lì, a un certo punto passa velocemente quest'ora, tu traumatizzi i bambini. Un fosche tenebra c'è in giro. No, quelle poche pagine che sono rimaste. No, e c'era, ma è stato bruciato nel farò. Sì, purtroppo. Nel farò hanno bruciato di tutti. Ricorderanno questo schiaffo come la cosa che li salverà. Perché poi il ragazzino farà, me lo ricordo, li ho ricopiati, giochiamo a Girsa e lo picchiano gli altri ragazzi. Esatto. Ma poverino. Siamo pronti, Claudio? Torna. Io sì, Meling. Sto aspettando la bicicletta. Fa, è tutto pronto. Claudio.
Siete sicuri di non voler riposare? No, questo, non si riposa anche tanto. Si sono già le fulate delle cose, no? Io in bicicletta arriverò più o meno allo stesso momento in cui arrivate voi in motorino. Ma infatti meno. Perché adesso che siete armati, tra l'altro, c'è anche un po' più di gusto. Come hai afferrato il coltello, non... Facciamo i turni? Conosco... No. Se voi volete andare in motocicletta, voi fate quello che volete. Io vado in bici da solo, va benissimo. La città la conosco sicuramente abbastanza bene da andare in bicicletta perché l'ho fatto per anni. No, però cerchiamo di andare insieme, andiamo piano. È tutto pronto. Oh, fantastico. Beh, allora ascoltami, a questo punto non ci converrebbe usare quattro biciclette, così saremo veloci uguali e saremo più silenziosi. Sì, ci mettiamo un sacco, vabbè, però, vabbè. Ci mettiamo un quarto d'ora. Da qua alla anche a me piace andare in bicicletta. Ma va, meno. No, vi consiglio se fate fare strada a me. Conosci la zona, ti consiglio di seguire questa strada. Te ne va a fare una un po' più lunga passando tipo da San Babila, perché dice che l'altra parte è... ci sono i mostri. No, è in pieno controllo degli architetti. Ah, sì. Vedete, la città è... c'è il coprifuoco, la gente non viene ammazzata in giro per strada. Mm-hmm. Però sono schiavi. Ok. Ma quindi i mostri ciattoli che abbiamo incontrato sono una sorta di polizia degli architetti? No, sono coloro che vanno a cercare i risvegliati. Ah, ok, per portare gli architetti. Per incrementare le loro forze. Ho capito. Vabbè, abbiamo le biciclette, abbiamo le armi, io ho il mio computer sulla schiena nello zaino. In questo momento mi viene in mente che se fosse vera esattamente tutta questa cosa e vi prendessero a voi per succhiarvi l'immaginazione di mostri e cose varie, il mondo sarebbe fottuto. Sì, sì. Completamente fottuto. Ma basterebbe uno. Fuchetsu. Sì. Cioè me. Esatto. Però poi appunto vedi, lui la prima cosa che ha pensato per quello, se avessero veduto, la prima cosa che ha pensato è stato il Tarrasco, eh? Capisci che Tarrasco è a Milano. Sì, no, in effetti è abbastanza orrendo. E tu uno dei ragazzini vedi che ha una maglietta, che ti ricordi, molto rovinata, no? Però c'ha tre cerchi, sembra che ci siano... È molto molto rovinata, per capire cos'è, però un po' di commuovi. Ah. Vi porta nell'altra stanza, vedete che c'è una specie di garage che sale. Mm-hmm. Ci sono una decina di bici, tutte con dietro il dito della consegna del cinese saldato sopra, che non si può togliere in alcun modo. Chiaro. Vabbè. Alcune motociclette e la cosa più l'unica cosa che potrebbe essere simile a una macchina, ma non è una macchina, è un sidecar. Ah. E non c'è neanche un'automobile. Usiamo il sidecar, uno può stare lì a sparare mentre l'altro lo guida. Effettivamente, però hai paura anche se c'è il sidecar, o con sidecar sembra già più macchina e no? Va bene, facciamo così, vabbè, facciamo... Ripeto, voi siete liberi di prendere il mezzo che preferite. No, ma prima... No, dobbiamo arrivare tutti insieme. Beh, io vi assicuro che arrivo insieme a voi. Io tornerò a portare ai ragazzini le notizie di questa gioiosa giornata. Speriamo che rimanga così, che il Feng Shui sia con voi e possa... Gioioso un cazzo, però va bene. Cos'è? Quando dici Feng Shui, cosa intendi? Le energie che ci circondano, tutto è Feng Shui. La fortuna, la sfortuna. Vabbè, il business più volevo dire. Le tue parole presente lo scure. Yin Yang. Allegra. Ecco, più o meno fai conto che è quella zona di interesse lì. Va bene. Grazie anche a te. Che lo spirito di Pai Ling sia con voi. Anche lei. Lo spirito di Pai Ling è con me, innanzitutto. Ego lo spirito di Pai Ling è grande, è con tutti. No, è con me, era un mio PG. Senti, le tue parole sono scure. Tu zia quanti anni hai più o meno? Cioè zia. All'incirca, cioè pur parlare, lo so che non si così, chiede. Lo so che non si chiede alle signore, no, che sono... ti difendi ancora bene come sono... carrozzeria, però te lo dico... sono concetti di voi occidentali. Te lo dico io, ne ha 53. Ne ha 53? No. Mila, però, cioè giudicare dalla consistenza della cioè. Sì. Non era tua figlia. Lei era teenager quando l'avete beccata voi. No. Sì, ah no, è vero, 15, era la figlia anni. Di Gary che aveva 10 anni. E ne ha 60. Sì, c'è. Okay. Vedo che la tua percezione è molto acuta. No, la mia memoria è molto acuta. Ma va bene, andiamo. Andiamo. In bocca al lupo. Si dice ancora. Esce, vedi che si avvicina un altro tizio che vi aiuta a sistemare pronti a partire. E via. Andare. Quindi prendete tutte le biciclette? Sì. Mi sembra un'ottima idea, così non attirerete attenzione. Sì, non fa nemmeno rumore. Buono. Non suonate il campanello. sono ingrassate le catene, no? Prima che si senti. Sono tenute in perfetto stato. Okay, sono sai. Il mezzo che utilizziamo per fare le nostre sortite. Ah, capisco. Capisco. Ottimo. Infatti sono dipinte di nero. Anche le ruote e i cerchioni. Certo. Tutto. La mimetica.
È importante. Vedi che ne arrivano altri 6 di questi tizi vestiti di nero. Iniziano ad aprire il garage. Alcuni con dei semiautomatici puntano sotto, iniziano a guardare. Andate. Io vado per primo perché... Fai strada. Sono quello che probabilmente in bici sa meglio la strada per arrivare... Io non lo Duomo. So. Lui sicuramente no. Forse Andrea. Sì, sì, sì. Ok, io sì, la so da qua. No, però lei ci ha fatto vedere qual è la zona più safe. Sì, da, fare un po' il giro della circonvallazione. Esatto. Deve e arrivare vado. O in loretto e tirare voi lo seguite. In ogni caso io sono l'unico che ha un punteggio di driving, credo. Non sì, so, anche lui. Anche tu. Però quelle per le macchine. Vabbè, tu comunque drive. Diciamo che ce la fai, ce la fate più. Allora, facciamo così. Facciamo così. Ma io anche l'abilità sul driving. Claudio davanti, secondo Gabriele che sta a stretto giro di Claudio, che è quello che sa la strada. Terzo Andrea. Sì, e anche perché io così se rimaniamo separati siamo 2-2 che sanno la strada. Giusto, e... bravo. Allora, aspetta per un attimo. Nel caso in cui dovessimo provarci, dividerci, diamoci un punto dove trovarci. Piazza San Babila. Metà strada. No, ma troviamoci direttamente, facciamo. Non ti preoccupare. Se ci perdiamo, ci troviamo in piazza 5 Giornate. Non ha senso. Ci troviamo lì dietro dove dobbiamo arrivare alla fabbrica. Piazza San Babila. Non ti preoccupare. Fidati. Tu ti rendi conto che cazzo. Fosse stato a Torino, saresti proprio avvantaggiato. Chissà com'è. È anche più semplice. Se ti perdi, Gabriele, se ti perdi, devi cominciare a dire figa. E sei tranquillo che... E i vostri ti fanno, no, è della città, è della pure. Città, esatto, vai. E gli rispondo tac no. Esatto. Uè, Giargiana, esatto. Ecco, infatti Goblin hanno una mediata del maglietto disimbruttito. Esatto. Vabbè, vai, proseguiamo. Proseguite. Se incontro dei Goblin gli dico fatturare. E così esatto. Siamo a posto. Riuscite a dirigervi abbastanza facilmente la zona. Vi rendete conto che non c'è, anche perché sta quasi albeggiando, mm-hmm. Non c'è nessuno in giro per strada. Ogni tanto vedete qualche finestra che nota qualcuno alla finestra che nota e chiude immediatamente persiane e finestre. Salveremo. Ma umani? Sì, sì. Vedi che in giro non c'è nessuno ancora. Però alle finestre hai visto svariate facce che guardavano di sotto e poi chiudevano. E in lontananza vi è sembrato di vedere anche degli enormi insettoni giganti. Forse per questo Roberto è scappato. Possibile, gli altri. I giganti saranno grossi quanto un piccolo camioncino. Però Yankeg. E vedete che scavano nell'asfalto, escono dall'altra parte, però si tengono abbastanza lontani. Se li uccidi puoi farci un'armatura per il druido, secondo Baldur's Gate. Ho capito. Sì, perché è naturale. Beh, anche secondo la 3.5, secondo qualsiasi ambientazione. Andando in giro per la città, vedete che gran parte dei palazzi sono quasi completamente in rovina. Mm-hmm. Quasi tutti sono completamente anneriti dal fuoco. E quando arrivate in piazza San Babila, vi rendete conto del perché. Vedete che al centro, voi siete un po' più lontani, più o meno dove adesso c'è, dove siete, dove c'è la chiesa, la chiesetta. Al margine. Vedi una grossa piazza, vari palazzi che fanno una specie di galleria, non galleria, come si chiama, di vialone, okay, che è poi quello che va verso il Duomo. Mm-hmm. E al centro che di piazza San Babila, dove c'era la fontana un tempo, adesso vedete c'è un grosso cratere, e al centro di questo cratere un enorme lucertolone. Ah. Un grosso drago rosso. Ci hanno detto il beholder, i draghi no, ma chi se ne frega. Con la vecchia stronza. Volevo dire la vecchia energia di merda. Sta dormendo, sì. E vedete intorno a lui il tesoro del drago. Vedete che è appoggiato su forzieri, monete, più che altro è roba probabilmente saccheggiata dalle case, quindi... oggetti d'antiquariato, argenteria. Di passare da questa parte. Lo aggiriamo dal cinema. Esatto, lo aggiriamo dal cinema. Tu li segui perché non conosci. Sì, io seguo, non... Passate da dietro. Fate prova di driving. Dipende cosa vuoi usare. Tu puoi usare. Potete usare o la conoscenza che avete, quella più appropriata. Beh, io ho giurisprudenza e driving. Ma GDR. Quindi no, tu fai con 10, tu vuoi fare GDR. GDR, sicuro. Quindi 11. Io faccio giochi da tavolo. 13. I draghi ci sono anche lì. 13. 4, 15. 9. Voi tre, tu quanto hai fatto? 11. 11. Diciamo che più o meno insieme riuscite, posando anche un po' le biciclette e andando un po' a piedi.
riuscite a, vedendo da dove arriva il vento, probabilmente vi fate l'idea, quelle classiche da avventura grafica, tipo il vento probabilmente va in quella parte, quindi se passo da nord mi sente l'odore, quindi andiamo nell'altra direzione, allungate un po' di più, ma riuscite a arrivare in corso Vittorio Emanuele, mm-hmm, più o meno a metà. Dietro di voi c'è San Babila e davanti a voi dovrebbe esserci il Duomo più avanti. Andate ancora in bicicletta o ve le portate? No, lasciamo le bici e prendo in mano la pistola. Ah, qui vedete che è tutto completamente distrutto. Adesso capite per cosa era annerito. Vedete che alcune parti sono completamente sciolte. E in giro ci sono vari pezzi di metallo, macchine, altre cose un po' strane che potrebbero essere quelle macchine che avete visto e altri macchinari che sono andati completamente distrutti. Prendiamole le bici. Potrebbero servirci per scappare più velocemente. Dobbiamo prendere la fabbrica. Beh, se vedo fabbrica. Presa la fabbrica non serve più niente. Nulla. Presa la fabbrica, poi facciamo l'esercitino. Ce le facciamo noi le bici. Ce le facciamo. Altro che, ci facciamo un esercito. E mentre non sentite più il brontolare, il tremare del terreno perché vi state allontanando dal drago, iniziate a sentire arrivare dal Duomo un allarme, un rumore metallico, vapore. Terrore di fabbriche. O sono, stanno ballando. O sono dei gabber. C'è la tecno, sì. Esatto, potrebbe essere. O è la fabbrica. Vai ragazzi, proseguiamo. O è la fabbrica gabber. Beh, preparo il fucile locale, proprio di ascolto. Mentre vi avvicinate il suono diventa sempre più forte. Lo guardo bene. Anch'io carico. Ah, fucile, anch'io. Carico la pistola. Fucile. Ah, tra l'altro, non c'è scritto, perché è scritto nelle regole, i fucili a pompa. Se tu quando spari dici... ti dà un più uno a colpire. Beh, certo. È proprio scritto nelle regole, di Feng Shui. Sì, 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 sì. Da manuale. Da manuale. Ti costa uno shot, ma ti fa tipo più danni. Vi avviate. Sentite questo rumore che sembra un misto tra tecno e macchinari pesanti. E quando iniziate a vedere il Duomo, perché non lo vedevate ancora, che è strano perché è abbastanza alto, vedete che non c'è più il Duomo, ma c'è un cubo di metallo, simile al cubo Borg. Ma cava. Al centro c'è un enorme portone giallo con delle fasce nere incise sopra, con scritto Keep Out. Non sono dei nastri. Ed è completamente squadrato, vedete fumo a tonnellate che esce. Vabbè. E iniziate a sentire questo rumore di macchina. Andiamo. Vi spostate furtivamente, vi state muovendo. Circumnavighiamo, cerchiamo un ingresso. Davanti alla porta, davanti a questo enorme portone, vedete passare due creature. Sembrano degli umani. Ah, umani. Sembrano armati. E si incrociano davanti al portone, si girano dietro l'angolo e poi ritornano davanti al portone. Armati spade l'angolo. O armati fucili? Sono armati di, sembra qualche... vi sembra di intravedere piccole armi da fuoco e delle Spadone. Grosse armi melee. Okay. Sembrano umani normali però. Agatsu! No. Proviamo a girarci intorno, vediamo se c'è un ingresso. E se facessimo un diversivo? Ottimo, fai il diversivo. No, abbiamo... ok, io faccio il verso del gufo. Abbiamo i cose fumate. Facciamo. Tiriamoli da una parte. Questo però è il cuculo, ma non importa. No, questo non andava. Fai il verso del cuculo. Usiamo i romi fumogeni. Ma usiamo le granate. Però faccio. Lui fa... Beh, il verso di loro. Quindi se li prendiamo gli diamo anche fuoco. Sì, ma il diversivo... Ho fatto con il rumore dei macchinari non ti cagano di strisce. Vedi, la granata fa rumore abbastanza da attirare l'attenzione. Granata. Noi potremmo tirare anche da un'altra parte la granata ed entriamo. Beh, ovviamente. E se invece gliela tirassimo addosso e facciamo un'irruzione mentre loro parlano? Prendo una granata. Vabbè, aspetta. No, in tutti i gruppi c'è, quindi devi farlo. Devo farlo, vero? Sì, mentre loro parlano, li guardo, mi giro e faccio per Frodo. E attacco con... gli vado addosso proprio col pugnale. E corri, grandissimo. Alla contea di merda! Cirsa! Tu urli. No. Pensi, Leroy Jenkins, esatto, lo segui. Leroy Jenkins! Ti rendi conto, probabilmente i nemici, i cattivi non ti hanno sentito perché c'è questo rumore. Quella è la storia di Leroy Jenkins. Sì. Quando gli sei praticamente a 2 metri di distanza,
Si girano verso di te, tiratemi un'iniziativa, però voi avete un più 3. Non esiste in Feng Shui, ma ve lo devo 13. Qui là quanta roba. Speed, devo fare. 0. Speed. 7, 5, 12 0? E 3, 15. Hai dato un più 3. Ma tiri solo quello positivo. Ah, tiro solo quello positivo, sì. Sorry. 12 io. 12 e 3, 15. 4 più 3, 7, 11, 14. Claudio? 13. Ah, bella. Sempre l'ultimo, ma non importa. Come ultimo? 12 però, perché c'è solo 6 di speed. Si droga poco. Wow, 5. Andrea, tu vedi lui che è tipo 15 metri avanti. La granata la metto via, perché non posso più farmi vendere. Mi sembra caldo, prendo il mio fucile. Cerco di prendere la mira proprio. Tuo fucile è un fucile a pompa. Non prendi la mira, mi spari anche a me se mi spari, se spari da lì. Però questo è un fucile a pompa. Sì, fai... Allora prendo la pistola. Mi fuori da Colt. Io che ho il fucile normale, non ha. Anche la Colt... Ragazzi miei, vabbè, io non lo so. Cerco però prendere... la sapete usare, non lo sapete ancora. Cerco di prendere la mira meglio che posso. Su quale? Quello che è più vicino a lui, che gli sta per dare una coltellata, o quello dietro che si è girato? Allunga le braccia, se no rinculo ti spacca il naso. No, mi metto nella posizione giusta, tengo la mano ferma. No, però se metti, se metti la mano come nei giochi sparati. Ah, sì, certo. Così. Faccio, c'è vero. Quando sparo? Sì, hai fatto. Questi due si annullano, ganzo 13. Però non è per la pistola. No, per il fucile a pompa. Faccio così. Puoi fare... Faccio così, faccio... In realtà potresti avere secondo me un più 10 se togli tutti i proiettili tranne uno, se hai la rivoltella, poi fai e spari. Noi a che distanza siamo da loro? Tiri una trentina di metri. Quindi ci servono un paio di turni per coprirla? Per coprirla ce la fate con 3 shot. Per arrivare... E fare anche qualcosa, no. Ok. Tu comunque spari, lo prendi in pieno, allora hai fatto 13 in totale. Loro hanno... Difesa... Defense. Cosa vuol dire cheese in servire? 11. Cheese è che loro se la scappano. Quando scappano. Esatto. 11. Quindi hai fatto 2 danni. Più quelli della pistola. 2 danni più quelli della pistola, che sono 9. 9. Tu eri ricoperto di nuovo in faccia cervello, di sangue. Esatto. Okay. Ma ha preso quello che stavo coltellando io. Ah no, l'altro. Quindi no, va dall'altra parte in realtà. E poi dopo aver fatto questa cosa e si accascia per terra. Se posso mi muovo più vicino. Mm-hmm. Se questo dovevi fare, dovevi prendere il tempo del tum 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 e sparare a tempo. Una bomba. Bene, dopo che tu hai caricato. È troppo una bomba però. No, ma no, è per quelli dentro, non questi due fuori. Ah, giusto. Ma credo che con un casino uno dentro non è che sta sentendo. Non è che gioco dall'altro. Però considera che siamo noi realmente, cioè. Io l'avrei fatto realmente. Giustamente. Gianni. Ok, io invece mentre era lui molto ritmato, poi mentre lui è tecnico, io invece mi avvicino, musica di sottofondo, la gasolina di Dirty Yankee, io mi avvicino con la pistola storta così proprio tipo gangster. Ti avvicini di un 15 metri e spari. Esatto, sparo. Vai. Benissimo. Meno 3. Più guns, 10. 10. Vedi che gli si pianta nel corpetto, ma non vedi sangue uscire. Forse hanno qualcosa di antiproiettile. Jubot, bisogna sparare i test. Tu hai fatto... Yes. Claudio. Ah, Gianni, ti devo veramente insegnare tutto. Si fa così. Oh. Fucile o pistola? Prendo la pistola e punto con la pistola. Alla Roger Marta che in arma letale 1 con anche il movimento di collo e grande punto alla testa direttamente del tizio. Ma mi sa che lo manco di brutto. Quanto? Sono meno 9 4. Ucciso un insetto che tocca me. Ho preso quello là in fondo. Aveva un coltello. Proprio così. Io l'ho coltello. Aveva un coltello. Lui si è appena girato, non ha fatto neanche in tempo a alzare il fucile. Dove lo coltelli? Proprio come il goblin. Sì, glielo pianto nel collo. Poi lo schizzo. Vai. Sì. Per la contea! Poi lo schizzo è metallo. Comunque. Scusate. È vero. Sì. Scusate se mi permetto intermezzo. Tu puoi considerare il tuo sorcery. Perché mancato, vedi che quando fai per la contea si illumina l'elemento. Oh, che bello. Allora sì, forse ce la faccio. Sono ti rendi 12. Conto che non era inerente ai goblin, quindi. Sì, sì. Sono 12. Lo prendi.
Quindi l'hai preso di 1 più il danno del coltello. Sono, ce l'ho scritti qui, in base, mi sa spada corta, spada corta. Sono 7? Sono 6. 6 perché sono quelle arrugginite. Ah, quelle arrugginite. Quindi 6 più 1, 7 danni. Glielo pianti nel collo, vedi lo schizzo di sangue, è ancora in piedi, ma il coltello è penetrato abbastanza a fondo. Okay. E mentre il coltello penetra a fondo, vedi la sua faccia che inizia lentamente a cambiare, come a sciogliersi, e vedi che guarda spostandosi, tipo cercando di togliersi il pugnale. Andrea? Mica c'hanno un glamour. Va bene, allora, quello che ho sparato io è morto, no? Sì. Sì? Vedi l'altro che sta, lui gli sta piantando il coltello nella spalla, cerca di toglierlo. Va bene, io strago, cioè strago, cerco di avvicinarmi più che posso anch'io a lui. A che distanza sono? Puoi arrivare a una decina di metri per sparare, se vuoi. No, no, voglio arrivare in mister con un coltello anch'io. Ah, ok, sì, ci arrivi. Ne avevamo di coltello. Lui lo sta tenendo comunque, cioè sta lottando con lui, quindi mi sarà anche facile colpire, cerco di infilarglielo proprio puntando il cuore. Non so che cazzo è, però punto il cuore. Vai, sono un goccio d'acqua la graffa. Ah no, aspetta, ha un tubetto antiproiettile. Allora cerco di puntare anch'io il collo dall'altro lato. Vai. Meno 3, però aspetta. Meno 3, quindi 10. Però non è martial arts, in teoria col coltello. Sì, arti marziali è. No, ma non so cosa è. Sì, perché non so se c'è knife o qualcosa del genere. No, no. Mi sa che è martial arts. Quanto hai fatto? 10. No, scusami. Sì, 10. Fai per colpirlo. In parte penetra, però vedi che stranamente non riesce ad andare a fondo. Togli il coltello e vedi la ferita che si rimargina. Mentre sta facendo quel coltello, l'altro coltello. Minchia, ma guardo velocemente verso l'altro mentre vedo la scena, rimane giù. No, l'altro vedi si sta muovendo. L'altro quello che avevo. Sì. Oddio. Vampiri. Gianni. Cribio. Tu, per un istante, vedi la faccia del tizio che ti guarda malignamente e inizia a cambiare. Diventa una creatura abbastanza pallida, smunta, colore bluastro, completamente calva e glabra. Uno speracchio. Le mani sono non palmate, ma bluastre e raggrinzite. Mm. Fanno proprio il GDR. Uno ma speracchio. No, uno sferato, non sono blu. Non sono blu. Beh, no, scusa. È un sferato puffo. È il gusto puffo, uno sferato. Mi sa più di Cthulhu o qualcosa del genere. Cazzo di Buddha. 10, ti basta? Sì, 10. Potrebbe essere un doppelganger. Ah, un doppelganger. Già, non testa. Beh, cambiare solo forma, non è nulla di particolare. Regenerazione, forse. A quanto sai fanno? Che teoricamente sono immuni alle armi non magiche d'argento. Cioè, d'argento gli fanno danni. Sono. E le armi quindi magiche. Come fa? Ha giusto, gli è esplosa la testa, ma si sta già. Gianni. E le mazzate in faccia le sento. Vediamo cosa so anch'io. Devo fare il non è che mi so dire. Sai, non anche so. Tu questo. Gianni è terribile. L'argento con noi? L'argento con noi? Io ho quest'anello. Se lo prendo a pugni in faccia abbastanza forte, forse. Poi chiaramente se gli strappi la testa o qualcosa del genere dovrebbe funzionare uguale, Gianni. Vabbè, dobbiamo strappargli. Svengono? Beh, il mio è venuto. Ma sti cazzi, mettigli una bomba in bocca e via. No, ho fatto un puro morto, la bomba. Beh, vabbè, no, senti, l'incendiaria. Riesco ad arrivare a tiro. A tiro. Melee? Sì. Ok, benissimo. Il pugno sulla testa alla Bud Spencer. Quello. Pam, a quale? Quello alto. Quindi, boom. Quello ancora quello in piedi. Sì, quello sì, ancora sì. In piedi. E parte. Come with me, for standing my buggy. Che porto una spiga di. 10. 10. Vedi che gli dai il pugno sulla spalla. No, in testa. In testa, sì, sì, sì. Senti un grosso botto, ma non gli hai fatto assolutamente nulla. Claudio, Gabriele e Andrea in contemporanea. Mm. Beh, io sparo un secondo colpo con la Smith & Wesson. Quello contro quello lontano da noi, no? Contro quello che si stava rialzando. Ok. Vedi che, cioè, più che rialzando sta facendo un po'. Ci metterà un bel po' di alzare. Ok, allora contro l'altro. Testa. Allora contro l'altro, sperando di fare un buco in testa pure a lui. Okay. Quello di culo evidentemente è il dato negativo. Hai cambiato dadi? Sì, infatti esplode quello positivo.
fa 7, 16. Prendi bene la mira, vedi che si sta spostando. Anche a questo la testa. E cade tenendosi attaccato al tuo coltello. E vedi che la ferita nella testa inizia a colare questo sangue bluastro. Mentre l'altro, vedi la ferita sulla testa che praticamente quasi non c'è più. Però è semisvenuto. E mi avvicino anch'io. Visto un po'. Che agiamo in contemporanea, io vado dall'alto, corro dall'alto proprio, voglio accoltellare di nuovo in testa proprio. Staccagliela. Staccagliela. Sì, dato che io all'inizio distinto proprio vado col coltello e glielo conficco in testa. Ho una poi domanda. Inizio a cercare di mozzarle il collo. Ho una domanda dopo questa azione di Andrea. Dato che io ho un più due a Guns contro un target che so essere un assassino, torturatore o molestatore sessuale. Mi sembra un torturatore. Nel caso ho un più due. Contro i due tipi. No, contro Andrea. Ah, contro Andrea, ok. Valido. Ok. No, niente, io, allora, vabbè, inizialmente non è che loro mi possano dire questa cosa. Mi lancio e vado per infilarli proprio il coltello. No, quella cosa l'hai notata anche tu, l'hai capita anche tu. E poi gli voglio mozzare il collo. Ok. Va. Cioè, il mio scopo è mozzarli il collo. Meno cioè più uno, e questo è positivo, 14. Gli pianti il coltello nel collo e entra di tanto così, ti rendi conto che fa difficoltà a entrare. E in quel momento vedi la faccia del tizio che inizia lievemente a cambiare. E non so come si chiama la tua donna, ma prende la faccia di Sara. Di Sara. Non è cazzata. Sì, poi tu che sei abituato a queste cose, che sei uno dei primi probabilmente che quando vai dai film fa ha solo preso la sua faccia, non è lei, che cazzo vuol dire? Ti rendi conto che probabilmente su qualcun altro potrebbe fare effetto, ma per te non, difatti non ti dà, anzi magari ti fa solo incazzare. Gabriele, io c'ho ancora la, appunto, lo spadino che è per terra, andato sì, sì. Non sembra che no, vedi anche del fumo che esce dal coltello. Ok, allora corro sull'altro e gli do. Gli pianti il coltello in testa. Cioè, io cerco di tranciargli la gola se posso, però. Vedi che è come un coltello arroventato attraverso il burro. Boh, via. Gli tagli metà del collo. Morto, data. Vedi altro fumo che esce. È successo. Nessuno abbia notato. Ok, penso. Le loro spade sono come? Sono degli spadoni a due mani. Ma magici, non magici, danno segni di... Cioè, sembrano senso. Delle grosse spade, sono difficili da usare. Sono molto pesanti e sicuramente se ti arriva in faccia ti fa tanto. Beh, io ne prendo una comunque. Qualche lezione di kendo quando giocavo di roller. Io... E io cioè, avendo 10. Ci sono due giubbotti. Ah, quello lo prendi. Prego. Io non credo nei giubbotti antiproiettili. No, neanche io. Ma perché ti rallentano soprattutto. E però prendo i loro proiettili. Ok, sì, che ovviamente in Feng Shui tutti i proiettili, tutte sono, le armi valgono per tutto, per qualsiasi quindi cosa. Sì, ci rifugliamo un po' di proiettili, quello che c'è. No, io prendo il giubbetto. Tanto i tiri di reload non li fai fino al secondo round. Loro com'è che erano armati? Avevano gli spadoni sulla schiena in mano. E delle pistole. Delle pistole, ok. Io se riesco mi metto il giubbetto, sei veloce da mettere, perché un giubbetto antiproiettili moderno è veloce da mettere, mi metto sia il giubbetto antiproiettili che prendo lo spadone. Ok. Metto due giubbotti antiproiettili. Mentre state raccattando sul tutto, vedete la porta che fa... Si apre. Vedete uscire due di questi tizi, sempre con pistole. Questi non hanno però gli spadoni. E in mezzo a loro, nel fumo, sto uscendo. Vedete una creatura parecchio alta. Sembra che si muova in maniera abbastanza ondeggiante. Per un istante, quando il fumo se ne va, vedete dietro, che è praticamente come se fosse una stanza unica in realtà, questo enorme magazzino, questo enorme cubo. Perfetto. Al centro c'è un'immensa vasca, qualcosa dentro, vasca simil Goku quando viene curato. Quindi qualcosa dentro, svariati si tubi, muove. Macchinari tutto intorno, non ci sembra che sia altra gente, ma davanti a voi ci sono questi due, più questa enorme creatura. Vedete che è una metà del corpo è una donna, l'altra metà è un serpente. No. Cala. Ha sei braccia. No. E in ognuna di queste braccia tiene un Uzi. Oddio, conoscenze naga? Non usano gli Uzi. No, è un demone. Ah, è una Marilith. È una Marilith. Lo so perché conosco Roberto questo. Okay. Marilith Aloy. Uno dei suoi demoni preferiti. Ah, soprattutto con sei Uzi. Esatto. Ma Uzi è quelli che sparano? Sì, gli Uzi. Sì. E i due, scusa, chi sono? I due sono altri due umani, sembrano normali, okay. Con giubbotto antiproiettile. Vabbè, butto per terra sto coltellino, in realtà no, rinfodero, mi mangio sto coltellino, prendo il Remington,
e vado su un grande. Ti costa quindi 4 shot invece che 3, ma hai un più 2 al tiro per colpire e più 2 ai danni. Non mi ricordo se è così, ma lo faccio valere così. Vabbè, e tiro a uno dei due minions, non al okay. boss. Se vuoi puoi sparare a tutti e due avendo un meno 1. A entrambi i tiri? Sì. Quindi ho più 2. No, è un meno 2, scusa. Se tu vuoi colpire due persone puoi avere un meno 2. Se vuoi colpirli tutti e tre puoi avere un meno 3. No, meno 2 più 2 vado a 0. Ok, quindi... e poi a colpire tutti e due i tizi. Guns. Mica va che riscatti tutti e due. Sì, dai. Più 2. 16 su 1. Vedi i pallettoni che partono e per un istante sembra che brillino di una luce rossastra. Anche questi, vai. Allora lui, lo sterminatore. È un mago. Lo prendi in pieno petto, quanto hai fatto? 16. Lago di sangue si accascia a terra. L'altro. L'altro ha. Ah, vedi, tira. Grande, esplode. È negativo. È negativo. Ah, cazzo. 11-5. Si incastra uno dei proiettili dentro. No. Gli dai una botta, riesce a ricaricarlo. Però sono sparato. Okay. Gianni. Vabbè, uno è morto. Io provo l'azione di Dio. Meglio che un calcio in culo. Cioè? Prendo un po' dell'esplosivo, lo lancio verso Marilyn e dico, top! Hopla! Glielo lancio, come Dio. Dire, prendilo. Non Ronnie James Dio, ho detto che si mette a cantare. E poi gli sparo. La granata? Ah, lanci la granata e spari la granata? Sì. Like a rainbow. Me la lancio, hopla, verso cosa? La... Hai un meno due, perché come cerchi di fare due azioni, però è finito. Meredith Monroe. Esatto. Ah. È bionda. Dico, ah. Cambia dato, Gianni. Sì. Tira per la... Questa era per la granata. Tira sì. per la pistola. Vedi che la granata va un po' fuori bersaglio. Puntare direttamente. Esatto, cosa vuoi fare? Vuoi puntare a lei direttamente o provare a prenderla comunque? Se no puntare all'altro. Colpendo la granata. Vediamo un po'. Cioè tu lanci la granata e ti rendi conto che è parecchio fuori in mira. A pagina. Cosa fai con il colpo? Parecchio fuori mira di quanto? Cioè l'onda d'urto investe lei comunque? Qualche scheggia. Quindi non serve un tubo. Quindi però posso recuperare la granata? No, perché esplode. Ah, ok, va bene, sta là. A meno che no, l'hai lanciata perché se spari una granata non credo che sia. Non può, no, non va armata. Perché, quindi... Allora, lanciala. Lo stesso. Tin. Dopo la granata. Sì, e spari a? Sparo a lei a questo punto. C'è sì. sempre il meno 2. Il tizio com'è armato l'altro invece? Pistola. Positivo. Boxcar! Oh! Adesso devi tirare. Se fai positivo è critico, se fai negativo è fumble. Ok. Qual è il positivo? Positivo. Per fare uno più sull'altro. No. Fumble! E ci voleva qualcuno che facesse fumble. Ovviamente, stasera, chi poteva essere? E quale possibilità sarà anche maggiore? Oh, mi chiedono che ambientazione è, i cazzi nostri. È una ambientazione, è un'apocalisse fantasy cinese nel mondo reale. Creato dall'immaginazione dei giocatori di ruolo. Esatto. Boom. Psicopatici. Sì. Beh, in realtà... perdo la pistola. No, sì, no, in realtà... Adesso vedete, vedete no. lui che prende, lancia la pistola, prende la granata e fa cazzo. Hai la granata in mano, ma tu hai lanciato la pistola. Vabbè, almeno ti si è tolto il dubbio. Minchia, c'è un massone qui in mezzo. Claudio, e dopo tutti insieme, contemporaneamente, insieme alla Marilyn. Tutto il mappazzone. Bene, perché io volevo lanciare la bella granata incendiaria che avevo per colpire tutti e tre. Due, uno è morto, però lo rende sì. uguale. Vabbè, okay. Tiriamo sul cadavere. Io infliggo ferite anche al cadavere. Questo è un 10 perché non hai... No, io ricambierei i dadi sempre. Ma uso... Voi l'avete cambiato 70 volte. No, io li cambio. Uso un dato fortuna. Mi sembrano le matite delle maestre elementari, quella della parte rossa e la parte blu. No, intanto sono già in positivo e poi ho detto che usavo un dato fortuna. Quindi ah, ricordatevi, però... adesso essendo il fight finale... Usate i punti fortuna e i punti magia. Sì, anche perché vi sembra parecchio grosso questo. 6! Quindi 7 in tutto, 9, 19. Beh, sì, cazzi. 19 la prendi, cazzi. Di 5. Quindi sono 5 danni in più. Quanti danni fai? Non la so granata. Quando faccio la granata. Granata. Ce l'hanno, ce l'hanno. Ti posso fare? Ramada. Ce l'ho io qua. Sì. Faccio un po' più veloce. Vai, la granata ramada. Facciamo 15. Sì. 15 più... 20. Sono 20 danni, qui meno la toughness.
la granata esplode, a prova li colpite tutti e due, quindi avresti meno due. Io sono due danni in meno. Uno dei due tizi, vedi che è in fiamme, strillando, sbatte contro dei macchinari e si accascia a terra. Quello morto? Lei, quello morto prende fuoco. Lei brucia in parte i vestiti, principalmente quei pochi stracci che aveva addosso, iniziano a bruciare. Gran parte della spalla destra è carbonizzata e in parte si sta spegnendo, è ustionata, però sembra reggere abbastanza bene. Ok, vado io? No, sta tutti in contemporanea, compresa lei. Lei punta 1, 2, 3, 4 e le altre due su qualcuno che se ne prende due. Gianni? È strano. Ah, che culo! Sono Gianni che prendo io. E Gabriele. Quindi io 12 e Gabriele 1. No, non c'è bisogno. Stanno sparando. Allora, l'unica cosa è se vuoi fare dodge. Ti costa uno shot e ti dà più 3 in difesa. Ok, è un mito, eh. Non credi in nulla! Che lo sappiano tutti! È un agnostico! È un nichilista, le boschi! Esatto. Inizia a spararvi a tutti quanti. Facciamo tutto in contemporanea, quindi in realtà vi tiro prima a voi, così vediamo. Claudio, su di te. Epic miss. Epic miss. 18? Sì. Di quanto? Di 5. Di 5. Sono contro cosa? Io non difesa. Ho più shot per c'ho fare dodge, quindi no, ce li hai, eri a 2. Ah, eri a 3, scusa. Mi sono visto fuori dalla no, dalla ce porta, l'hai se vuoi. Allora, e sì, se spendi un dado ti dà più 5 invece che più 3. Sono investigatore. Un dado fortuna? Sì. Ma sì, via. Quindi tu cadi di uno shot, vedete lui che cerca di ripararsi, quindi ti prende di 1? No, di 0. Vedi che riesci a sorbire la cosa che c'avevi tu? Prendi un pezzo della porta del cadavere, cosa fai? Paro con il computer. Ce l'avevo sulla schiena, l'ho tenuto fino ad ora. Pari con il computer, in quel momento vedi che parte una puntata di Fallout. Asus! No! Ti diventa un colabrodo, però è anche un proiettile che ti ha preso. Quale parte? Su di Andrea. Eh? Quale parte di puntata di Fallout? 12 di difesa? 14. Non ricordo. Tu come lo... Tu hai preso il giubbotto? Il giubbotto di proiettile. Ok. Un paio di colpi riesce a, in parte a schivarli, altri ti prendono sul giubbotto e non ti fanno niente. Comunque è partita una puntata di Koboldi prima che si spegnesse. Ah, ok, una puntata di Koboldi. Quella con il tizio. Gianni. Con il corrottore. Esatto, 15. Preso, di 2. Sono 14 danni. Quindi devi togliere la tua toughness, sono 7 danni. A me quanti me ne sono passati? Mo te lo dico, a te ti spara con 2 sventagliate. A te e a Gianni. La seconda sventagliata, Gianni. È 17 danni. Quindi 5 di 5 sono 17 danni, 10 danni. Quando arrivi a 20, a 25 è un meno 1 a tutti i tiri. Sì. Okay. Su di te invece prende la 18, quindi ti prende di quanto? Quanto hai di difesa? 13. Se di toughness. Difesa no, difesa, difesa 13. 13. Quindi ti ha preso di 5, sarebbero 17 danni meno la toughness, 10 danni. E la seconda sventagliata e proprio non mira tanto, punta un po' nella vostra direzione, poi fa una sventagliata, fa fuori tutto il caricatore. Sono 4 e quindi 18, altri 10 danni. Altri 10 danni, mamma mia. No, di 5, quindi 15, 8 danni. Qualche colpo vi prende. No, non siete, nessuno di voi immagino sia mai stato colpito. Oh, sta cosa niente. Sotto dei danni così col meno uno lì e meno due là sembra zombie side. Non so se sì, no. Chiaro, sì, quando muori. Oh yes. Ma qualcuno di voi ha mai preso un colpo di proiettile? Non credo. No, per nostra fortuna. Teoricamente, l'avrei pensato al momento dovrebbe fare un po' più male. Invece anche no. Perché invece no. Sangue, dolore, ma anzi vi sta pompando più adrenalina. Lei ha fatto... Quindi, 3 va 2 con Claudio, Gianni, Gabriele e Andrea in contemporanea e poi tutti di nuovo in contemporanea a 2. Prima voi Gianni, siete voi due in contemporanea. Vai. Questa è enorme al centro. Io guardo la ferita, guardo la mano, guardo lei, guardo la ferita, guardo la mano, guardo lei, in mano c'ho la granata perché la pistola è volata. Lancia, adesso gliela tiro. La armi prima. Sì, no, sì, sì. La tiro in faccia. Spara! Dannito contundente. I Marilith non lo sapete, ma sono vulnerabili alle granate, ma non le esplosioni, alle granate in faccia. Doppi danni. Vai, tu non hai esplosivi, quindi è 10. Mi chiedo se sbaglia se lo tira sui piedi, lo so già. Un fumble, no, esplode, peccato. Ritira il 6.
10. 10 meno 4, 6, più 10, 16. 16. Minchia, sì. L'hai presa di 2, quindi 2 danni più 15 della granata, 17 danni, meno la toughness, 12 danni. Aia. Inizia a essere siamo arrivati? Ferita. A un impairment. Perché tu ce l'hai detta sull'impairment. Il master può dire quanto è la creatura? Cos'è questa storia? Sì, perché lui ha delle abilità che se hanno un impairment può attivare delle cose. Ah, okay. Quindi deve dirlo. No, ma poi i punti ferita li sai tutti, perché non esistono i punti ferita, sono come i tuoi. Sì, sì, no, ho capito, però nel senso... O hai punti ferita o non li hai. No, quanti tu punti ferita rimangono alla creatura? In che senso? Hai tirato la granata. In Feng Shui è giusto. Sì, sì, no, no. C'è l'esplosione, vedete che... Questa volta l'hai presa proprio in pieno petto, è completamente bruciata, ci sono schegge conficcate, vedi che si muove più lentamente, una delle braccia è quasi inutilizzabile. Mm-hmm. Ma lei ha solo, solo questi mitra in mano? Sì, che vedi. Gabriele e Andrea. Vado. Sparare con due armi è un casino? È Feng Shui. No, si fa. Allora, butto a terra il fucile, tiro fuori le due Colt... E ci do. Vai. Cosa? Quindi tiro. Non cambia assolutamente nulla. È flavor. È solo flavor, che palle. però è figo. Dunque, e faccio due azioni. No, fai sempre uno sparo solo. No, ma ne faccio un altro. Cioè, mi prendo la penalità, non posso? No, non puoi fare due azioni, puoi colpire due persone diverse. Aspetta. Rewind. Se con invece col Remington comincio a sparargli alle braccia. No, ma anche con la sì, puoi. Se vuoi fare un mirato, puoi in quel caso dividere i colpi per provare a colpirli su più punti. Però col fucile, non con le pistole, okay. Perché non ha senso. Quanti ne provi a fare? Quante braccia in tutto? 6. 6. Di cui 5 e mezzo, diciamo. 3. Uno sul mezzo. E due sulle braccia. E due sulle braccia, esatto. Quindi hai un meno 3. Quindi più 2, meno 1. Ok. Minchia, mi parla l'avventura scorsa. Quando avevo il fucile ti ricordi? Vedi che lei ti guarda un attimo e un attimo vedi che proprio gli fai a 5 metri di distanza un po' di panico nei suoi occhi, lo vedi, non si aspettava, di solito sono abituati probabilmente a gente che abbozza e rispetta il coprifuoco, non si aspettava una persona che trova armate fino a qui. Quindi hai meno 1, meno 2, quindi sono a 12. No, vero? Pff, vedi che pochi pallettoni la prendono e non sembra molto ferita. Secondo colpo, sul braccio, sempre sul braccio. Sì, sul braccio. Uguale. Pff, vedi che non la prendi. Ma sì. Bilicissimo. 1. Quindi quanto? 13. Beh, diciamo che il braccio... L'ignoranza! Non la prendi sul braccio. Però fa solo il danno dell'arma, che è? Non lo so. E ce l'hai... Ah, è qua. È il primo numero. 13. Quindi 13 danni, meno 7, 6 danni. Perché c'ha almeno 1. Quindi è presa. Quindi va un braccio che gli salta. Va a 31 e c'è almeno 2 adesso. Sta morendo. Va bene, io invece... No, perché l'ha sparato a un braccio, non lo conto. Okay. Invece mi ricordo delle mie reminiscenze di karate, di tutti i karatechini che ho guardato, e mi lancio in campo. E tu stai parlando con tutti i karatechini. E mi metto a fare la mossa delle note reminiscenze. Hai guardato anche quello col figlio di Will Smith. Okay. Questo non allora è sei fortissimo. Hai ascoltato Ricciotto sta settimana. Grande puntata. Guarda che io ho fatto arti marziali. Sì, ma non è una spada da kendo, è uno spadone a due mani. È più simile a quello di Gatsu. Va bene, allora. Che quello di... Allora, non Gatsu, uso neanche lo spadone. Mi lancio proprio. Il calcio volante. Allora, Chuck Norris. In faccia. Mi lancio calcio volante diretto sulla faccia. Il mio obiettivo, visto che lei ha solo armi da lancio, è lanciarmi in mischia con lei per evitare di fare il roundhouse kick di Chuck Norris. Attenzione perché potrebbe esserci una conflagrazione. In realtà questo è il gioco perfetto per fare il gank a di equilibrio. Meno 6 negativo, sì. Vero. Meno 6, 7. Wow! Vedi che prende due braccia fa. Te lo paga così. Avete mai giocato a Budokai Tenkai C3? Quando, o anche il 2, quando c'è coso Mr. Satan che fa la mossa definitiva e prende la rincorsa e comincia a dare un sacco di cazzotti, sì, e l'altro sta fermo così.
In questo caso vedi lui che corre, gli dà una scarica di pugni, che fa niente, poi salta, gli dà un calcio davanti e le fa tipo con due braccia. E ti spinge via, però per un istante rimane fermo. Immagine di tu in aria col calcio volante. Beh, però è stato bloccata. Bello, è stato, okay, bello. Bello, dopo, è stato bello. Dopo aver fatto questa cosa, visto che non voglio occultare la linea di tiro loro, né essere prestato da lei, mi butto per terra. Ok, ti lo faccio veramente, proprio mi lascio giù. Si finge morto, come uno posso. E tocca di nuovo a tutti voi insieme, tranne... No, tutti voi insieme, compresa lei. Lei vedete che con le quattro braccia e mezza che le rimangono, con due ricarica gli Uzi, prendendoli da dietro la schiena, e con le altre due spara. Quindi ha due robe per sparare. Sì. Sì. E con quella rovinata dà un cazzotto a qualcuno. Vediamo a chi dà il cazzotto. Un, due, tre, quattro. Io sono lontano. Ah, è vero, chi c'è vicino? Solo tu che sei per terra. A te ti dà un cazzotto sulla schiena. Mentre sei per terra, proprio così a base fa... BAM! Che guarda come inizia, guardala. 15. Ragazzi, la viltà, ma io sono lontano. Hai fatto è giusto. Allora, quando io ho messo comunque l'attacco, prendo X wood points. Sono ferite? No, allora sì, sono ferite. No, pari. Quando manchi con un attacco, prendi X ferite, perché poi il prossimo che colpisci ti curi. Prendi X ferite, è una cosa negativa all'inizio. Dove X è il massimo, è il tuo swear. Quanto hai fatto di meno? Hai fatto meno 6, ti prendi 6 ferite. Ammazza! Sì, però al prossimo round fai più 6 al tiro per colpire e ti curi di 6 se lo colpisci. Ci sto. Perché ho come Karate Kid. Ti dai tanto un cazzo sulla prendi, schiena e ti fa 15 danni, meno 7, 8. Quindi 8, 14. Pah! Sentite il rumore di ossa che si incrinano mentre gli dà proprio il cazzotto alla Bud Spencer, però a uno sdraiato per terra. L'altro spara a Gabriele. E più prendo uno 0 e più 2 perché mi ha colpito in mischia. Quindi faccio anche uno un più 8. 13 di difesa? 13. Che non mi ricordo mai, mi sa che ti ha preso e ti fai danni base, quindi sono 12 danni. Ah, parità prende? Sì, ti prende e ti... Meno 7 sono... 5 danni. Minchia, sono 1, 2, 3, 4, 5 ancora. Per poco! Non inizia fa a sentire male! Ma ti grigni i denti e reagisci. E non fa bene, L'audio però. Non fa bene. Perché sono 6, 4 è più 8, quindi sono 20 danni. No, sì, 20 danni meno la toughness. 20 danni meno la toughness, 8, 12 danni. Allora. E non fa neanche bene, però, cazzo! Vedi che riscarica i caricatori e con le altre mani è pronta per dopo, per ricaricare. E sta... Tocca a tutti quanti. No, aspetta, tu togliti i danni. Perché? Ti rendi conto che per un istante guardi la scena, dici, ah, mi sono ferito, in realtà è la ferita di prima. Ti rendi conto che ti sei immaginato tutto, perché c'ha meno 2. Quindi ti ha mancato. Da. E tu 2 danni in meno. Gomma. Gomma. Io non ce l'ho. Una cazzo di gomma. Tutti voi insieme. All out attack. Vado. Comincio io stavolta. Vai, poi subito prima dopo volta, io. Prima che così mi rialzo, non mi sparate. E non tirate granate, mi raccomando. No, già finite. Anch'io. Ne ho una sola. L'ho usata. C'è la 18, sì. Va bene. Tac. Allora. Prego. Allora. Stessa scena di prima. Tre vedi braccia. Che anche gli altri si stanno muovendo in contemporanea. Con tre te. Braccia. È questione di riflessi. Come prima, almeno uno. Potenziato veramente. Mentre lui fa. Inizia a sparare le braccia. Voi due che fa? Voi tre che fate? Subito dopo di lui. Vado per forza io. Perché. Mentre... Tutto alle braccia o anche al torso? No, un braccio. Ok. Il primo no. Ma no! Cazzo, quello esplode. Ed esplode pure. No, comunque no. Il terzo. Dai! Che palle! Cambia dadi. Però hai preso? No. Zero. Meno uno. 13. No, perché meno uno. Meno uno. Meno uno. Avrebbe un più 2 ma un meno 3 perché ha sparato a tre braccia. 12. Presa. Sono di nuovo danni 13 danni. Il braccio viene separato e polverizzato. Delle volte è l'inferno che viene a te e mi carico bene la pistola. E delle volte sei tu che vai all'inferno e le sparo. Dai. Non siamo riusciti mai a fare un secondo round. Mi costa ovviamente un round in più, però tanto ormai siamo alla fine, credo. Quindi mi scalano se caso dal round dopo. E sono 15 per colpire. Presa. Di quanto?
Di 1. Di 2, di 3 perché c'ha almeno 2. Di 3, quindi sarebbero 17 più 8, 25 danni. Ok. In Feng Shui come funzionano i cattivi? Non hanno i tiri della morte, mm-hmm. ma quando vanno sopra i punti ferita tiri un dado. Pari muoiono, dispari continuano ad andare avanti. Bravo. Dai, ecco, ovviamente. La prendi in pieno petto, inizia a sanguinare senza anche tre braccia. Aveva due cuori. Si inizia a avvicinare per picchiare. Era Sauser e il cuore era dall'altra parte. Prego. Proprio alla Bruce facendo il colpo di regnazzo e... E cado dall'altra parte. Sei, tra l'altro. Un più 8, perché mi ha anche colpito, mi dà un più 2 se mi colpisce. E posso darmi anche un bonus fortuna, no? Più un sì. dado. Più un dado, allora vado. Ah, proprio di prepotenza. No, questo qua si aggiunge dopo e non esplode. I cazzottoni. Un bel calcio volante, direi. In faccia, come prima, perché adesso non ha più le braccia. Meglio, sì. Esplode. Quindi 9. 9, 8. Più un dado. Vuoi dare 8, 9. 9. 9. Più arti marziali. 8, 9. Più 17. 8, 17 più 13. 30. Quindi sono 16 danni più i pugni. Dai che gli gira la che testa. Sono, mi sa, tipo... Il danno base 15. Del pugno dovrebbe essere 10, se non ricordo male. Quindi... Il calcio vale come il pugno, sì. Salti per darle un calcio volante. Lei prova di nuovo a pararti il colpo come prima, ma un braccio non ce l'ha più perché gliel'ha fatto saltare. Si è dimenticata che non l'aveva. Si è dimenticata che non l'aveva più. L'altro te lo para e pum, la prende in faccia insieme alla sua mano. Oh. Dammi un dado. Pari. Dispari. Merda! Clac, senti zigomo che si spacca. Vedi che saltano dei denti, ma è ancora in piedi. Gianni! Ok, va bene. Io parto. Il grande ceffone di Dio gli do. Quindi arrivo, salto e gli tiro proprio schiaffone. Anzi, doppia sberla in faccia. Vai, che è una bella mossa la doppia sberla. Pari. Sberla della distruzione di Okuto. 12. Presa. 12 presa al pelo, perché almeno 2. Salti. Spam! Vedi altri denti che saltano. L'altro zigomo si rompe. No, è questo il dato che porta fortuna. Sì! Morta! Si inizia a ondulare sulla coda e cade per terra. Quindi si dice, alla fine e come dicevo ucciso. Delle volte sei nessuno ha marchi inferno. Della morte, quindi state tutti tranquilli perché okay. Le ferite poi adesso quando il tempo vi sposterete guariscono. Cioè, no, in realtà ci avete tutte okay. I buchi tipo dai sì, come no? John McClane. Esatto. Praticamente ti curi di tutto. No, quando fino a, se ti vabbè comunque sì. Comunque sì. Una abbondanza che tanti sì. Beh, direi che a questo punto possiamo fabbricare la fabbrica no? Dei mostri subito. È nostra. Cosa fabbrichiamo? Beh, entriamo dentro intanto. Esercito di nani, esercito di elfi. Così si picchiano tra di loro. Niente, non aspetta. Sciame di meteore. Diciamo entrate, vedete svariati macchinari intorno. Poi per adesso la stanza è sgombra. Ci sono, adesso li vedete in fondo dall'altra parte, due grossi tubi che sembrano quelli tipo ascensori sci-fi, quelli sui cilindrici, si aprono in questo modo, probabilmente c'è qualcosa dentro, e al centro c'è questa enorme vasca, al centro una creatura attaccati dei tubi, familiare. Roberto. Perché sono io. Perché sono io. È Roberto. E sono io. Vedete che è... lo sapevo anch'io. È parecchio invecchiato. Ci avrà 60-70 anni. Si è gandalfizzato? Sta... La barba lunga? No. È bianco, la si è disintossicato. Sta... È... incredibilmente a differenza della realtà completamente anoressico è magro no? E allora non riusciamo a riconoscere lo riconosce dagli occhiali, riconosce dagli occhiali. È la maglietta è il tatuaggio lui. Tatuaggio occhiale maglietta è, sta fluttuando nella vasca con questi tubi attaccati buono tiriamolo fuori sì. No ci dobbiamo mettere al posto o, suo e creare o usiamolo per creare qualcosa tanto ormai beh io busso Claudio. Ma che Claudio! Si chiama Roberto! Il busso. Niente. Ormai è tardi per lui. Andrea. Ok, forse non è tardi per lui. Ma... ti volevo far fuori. Aspetta. Saldi! Siete calvi, ha detto. Sì, siete calvi. Da sempre. Miglior premio vecchio. No, non ancora. Anche Claudio... Impara sì. A scrivere e gli metto davanti il foglio che per un miracolo ho tenuto. Gli occhi sono completamente latte. È cieco. Che cazzo ti stanno facendo? Ti stanno usando per creare... Sì? Da noi.
Roberto, pensa al titano tanatotico buono. Non è la risposta. Possiamo... La spora mu che uccide solo i mostri. Possiamo staccarti, quei cose ti faranno male. Uccidetemi tutti. Uccidetemi o uccideteli? Uccideteli tutti, ha detto. E prima ha detto uccide. Ti sembrava. Uccideteli, uccideteli tutti. Non possiamo usare quella macchina per creare qualcosa di buono? Glielo chiedi a lui nella vasca. Non può esserci nulla di buono. Ah, ok. Non può esserci nulla di buono, ma se noi creiamo qualcosa di cattivo che però va a caccia di mostri, al massimo avremo qualcosa che va a caccia di mostri. C'è di cattivo che va a caccia di mostri? The Witcher. Dante. Non è cattivo The Witcher. Ma come non è cattivo? Dante di Devil May Cry? Cattivello lui, eh. Asura di Asuras Wrath. Sì. Ma distrugge il mondo. No, lo salva alla fine. Vero. Alla lui fine. O Kratos? Peccato che Roberto non ci ha giocato. Kratos. Kratos è cattivo. Kratos è cattivino, sì. No, Kratos è malvagio, Kratos. Sapere i nomi di tutti i goblin è duro. No, pensavo a Light di Death Note. Ah. Ma sapere i nomi di tutti i goblin. Com'è che ti chiami te? Ah, sentite, Svork. Provo la voce perché Svork. Svork. Poi la sentite Svork. Poco tra i macchinari. Beh, tiriamolo fuori da qua. La console. La console. Usatela. Ok. Distruggete. Okay. Ok. Ah, forse si distruggono automaticamente. Andiamo alla console. Beh, io... Alla console. Nel frattempo vedete il vostro carissimo amico morente dentro questa... Povero Roberto. Che ci ha messo in questa situazione. Tra parentesi. Povero Roberto. No. Del mondo. Io cerco di tirarlo fuori. Povero Roberto, cliente che ha pagato in un momento. La console. Ma puoi buttarti qualcosa dentro la vasca? No, è un tubo di... Ah, andiamo alla console. Mimmo Marelli. Esatto. Arrivate a questa specie di console, vedete che è simil Iron Man con varie... Ah, touch. La console. Sì, touch con spostamenti, probabilmente drag and drop, okay. Tutto in realtà aumentata. E vedete che c'è un blocco dove c'è una scritta che non comprendete e c'è il disegno come se fosse un lucchetto. Ok. E sopra invece c'è un caso dove c'è scritto planimetrie. Mi disinteresso delle planimetrie e faccio una prova computer per sbloccare quel lucchetto. Vai. La si sblocca. E uso anche un dado fortuna. Vale. Io non uso nemmeno uno, adesso che pirla. Bene, perché mi è esploso il dado negativo. Beh, ma qua non può esplodere. Vabbè, e comunque allora... Conta solo 6. Ah, dai. 2, meno 2, 13. Guardi un attimo, mi sembra qualcosa di familiare. Ma che questo coso giri su Chrome? Riesci a fare ispezione elemento? Ah beh, se c'è ispezione elemento allora sono a posto. Vai nelle sorgenti, guardi JavaScript e vedi che c'è la password salvata in chiaro. Vabbè, bravi. Perché non si aspettano nessuno che entri qui e soprattutto nessuno che conosca tecnologia di 50 anni fa. Metti la password, che è architetti. Mica l'archeotecnologia, come vorranno 40.000 che è meglio 1, di quella 1, 2, 3, 4, 5. Come la mia valigetta! Ma è sorprendente! La stessa si sblocca della mia valigia. E ma vedi sono un deficiente, metterebbe una password del genere. E vedi che c'è tutto un elenco alfabetico. La maggior parte non li conosci, ma tutto il resto sono a partire dalla Abolet, Aracroa, fino a Draghi Demoni. C'è una lista con le foto di tutti i mostri probabilmente esistiti nello scibile umano. Formatci due punti. Formatci vedi due che punti. C'è Crea. E no, non c'è il cancella, c'è il crea e allarme non so cosa faccia, non so, io non schiaccerei allarme, infatti non so cosa faccia, non lo vorrei, mentre lui sta smanettando un po' anche col codice. Voi vedete che in alto a destra c'è una specie di pulsantone rosso. Ce l'ho faccio la cazzata del che vedo la gente morta e vedo se riesco a entrare in comunicazione con chi ha creato sta cazzo di macchina e però, se mi può dire qualcosa di più su come eliminare tutti questi cazzo di mostri. Di fianco a te compare di nuovo quella specie di alone tipo servito in una semi trasparente. Distruggete le mie creazioni,
hanno portato solo male. Appunto, come si fa? Vedi lo spirito Control che ti indica quel tastone rosso in alto, sì, a destra. Tutto verrà distrutto, tutto a catena. Ho lasciato un baco nel programma, un tunnel che se un missile viene lanciato esattamente no, quella a 90 gradi. Va bene, sono dettagli. Distruggete questa centrale, uccidete i risvegliati. Così il missile e tutto lui cosa ne finirà fa? Almeno questo. Riferisco a lui perché non so nemmeno cos'è un baco. Comunque, le mie colpe saranno espiate. Forse no, non è possibile. È morta troppa gente. Cazzo me ne frega a me. Lo ignori l'aspetto. Cazzo me ne frega a me. A parte che alcune voci nella testa suggeriscono di creare Mokona. Ma a parte Mokona, quello di Reinhardt. Quello di Reinhardt. Beh, non è male, effettivamente. No, io volevo vedere se c'è Nodens tra le voci. Perché se c'è qualcosa nel cosmo che mai possa salvarci, secondo me, è Nodens. C'è Nodens e mentre scorri vedi che c'è Cthulhu. È quello che mi preoccupa. Astur. Astur, ecco. Ci sono gli abitatori del profondo, tutta quella parte lì c'è. Vedendo però, perché ci sono anche le statistiche di fianco, ti rendi conto che Nodens non è Nodens. Ma è una creatura super potente, ma non è Nodens. Busso la tua vasca. Cioè, come... Il pulsante rosso. Liberami, schiaccialo. Liberiamolo, che lo devo prendere a schiaffi per quello che ha fatto. Schiaccia, schiacci. Schiacciamo questo pulsante. Fatto. Lo schiacciamo. Boom. Senza creare niente? Ha detto che si distrugge tutto, si distruggerà tutto. Schiacci il rosso? Inizia a dire. Autodistruzione della fabbrica innescata. Grande. Grazie per aver scelto Aperture Science. Prendo il fucile e sparo alla vasca. Non per colpire te, per distruggere la vasca. Vedi la creatura che c'è dentro che cade per terra, si staccano i tubi, vedi sangue che inizia a uscire. È morente. Ok, ma ti via. Prendo sotto braccia, tanto ormai non pesi un cazzo. Esatto. E tua ti fortuna. Trascino fuori. Boh, scappiamo. Ti do la mano a portarlo. Mentre uscite, vedete che si alza da piazza San Babila una grossa creatura volante. Che inizia a circolare un attimo intorno, vedete una fiammata. Con il e vedete che inizia a tremare e piano piano inizia a sprofondare da un lato, come se si sta inabissando il centro. Arrivati in sicurezza, vieni lì, e alza lo sguardo. Claudio, grazie. Roberto, sei una testa di minchia. Tutto questo per delle cimici? Non era vero, cioè. Mailing, in sogno mi ha detto come salvarvi. Trovatela e tornate. L'abbiamo già trovata, Mailing. Tornate al momento in cui è accaduto. Ma come torniamo indietro? Mailing. Sì, Mailing. Vi voglio bene. Non puoi morire! E ti prendo a pugni, ormai sei morto. Io ti dovevo ammazzare! Per quello che hai fatto! Questo non mi piace! Non puoi morire senza che sia stato io! È stato e inizio a piangiucchiare un attimo. È stata bastardo! Veramente tutta colpa sua. E quando sprofonda sta roba, il drago e il drago inizia a girare lì sopra il duomo. E vedi che altre creature che iniziano ad arrivare verso il centro. Come l'allarme, voi però siete defilati. Boh, prendiamo le bici e scappiamo verso. Sì, cioè, torniamo da Mailing di corsa. Proprio. Tornate da lei. Non salta niente, lei sta... non esplode niente. No, è sprofondato. Ok. Arrivate anche tranquillamente perché vedete che stanno convergendo verso di là. Lì a... Sentite nel frattempo altri rumori, anche rumori di lotta in giro per le strade. E vi sembra di vedere dei fuochi in lontananza, probabilmente guardando la mappa dove ci sono le altre fabbriche. Ok. Arrivate davanti. Appoggiate le biciclette nel garage, cioè Mailing ferma lì, fa: risvegliati, avvicinatevi. Avete fatto un ottimo lavoro. Grazie. Se ci sarà ancora bisogno di voi. Vedete la polvere? Parte dalla sua mano e iniziate a sentirvi assonnati. Non di nuovo. Sembra talco. No, io voglio spararli prima di addormentare. No. Ti accasci per terra. No, voglio spararli. Oh, stronza. Puttana, vecchia stronza. Ti accasci. Fammi l'accasciato.
Oh, Andrea, svegliate. Gianni, cazzo, mi mettete a dormire adesso? C'è pure l'ospite. Anche l'ospite stava dormendo, ha fatto un sacco di strada, deve tornare. Siamo a live, casa. No, è partita la diretta su Facebook. No, condiviso. Non è partita, c'è stato un errore tecnico, non è partita. No, aspetta, com'era? E si chiude. Dai, iniziamo. Raccontatevi, dopo vi devo raccontare un sogno stranissimo che ho fatto, però fuori dalla diretta. Io mi sputo sulle mani. Questo è Fumble, usate il codice Fumble Now. Che cosa succede? Aspetta, l'inquadratura si ferma tipo cartone animato giapponese su Gianni che parte. Di fatto mi dicendo Fumble Now il codice. E il fermo immagine diventa un disegno disegnato poi in bianco e nero con le linee cinesiche, esatto, della mano di Gianni che parte, e parte il tubi continuo, no, quel pezzo con l'asso, esatto, esatto, e la Fumble, viaggi mentali, grande Roberto, ritornare fino a Torino molto e oltre, molto bello Torino and beyond. Ti stimo fratello, infatti devo scappare abbastanza, è stato un grosso piacere però. Ma di fatto adesso, grazie a voi. Adesso infatti chiudiamo. Quello che avete ascoltato era Fumble. Ci trovate su fumblegdr.it o su QWERTY.it. Potete diventare soci di QWERTY o andare su fumble/shop e comprare i nostri gadget. Potete usare il codice FUMBLENOW per comprare il manuale di Urban Heroes dal nostro sito. Yes. Con noi questa sera c'è stato Gabriele di Sesso, Droga e D&D. Grazie padre, Gabriele, il padre di e grazie anche alla spettatrice. Complimenti alla barba del nostro ospite, devo dire. Solo per quello gli ho fatto fare danni in più. No, solo perché è magia, per quello che hai fatto facevi danni. No, in se più volete il peggio, invece andate su Sesso, Droga e D&D, lì trovate il peggio proprio. Comunque scusate, una notizia immediata da Netflix. Fanno un finale di 2 ore di Sense8. Sì! Scusate. Questo è più per noi, che è stato cancellato ignominiosamente. Sesso, Droga e D&D è una bellissima pagina Facebook sui giochi di ruolo. Bellissima, bene. Tendenzialmente comunque, bella. Ci prova. Piena di meme, perlomeno. Esatto. La trovate ovviamente linkata nelle note di questa puntata, ma se cercate Sesso, Droga e D&D la trovate senza problemi. Non dovete certo passare da noi. Comunque Daniel Ferrante che dice è simile all'avventura quella che ha fatto Lian di Critical Role. Sì, in parte sì, e quella è stata l'ispirazione. E se vogliono comprare le magliette di Sesso, Droga e D&D, dove le prendono? Dovete andare sulla pagina di Sesso, Droga e D&D, però attenzione da, come si dice, da browser, non da app di Facebook, e trovate immediatamente sotto c'è l'immagine di copertina, le prime cose eccetera, c'è lo shop, oppure andate su shippingdog.com nello shop di Sesso, Droga e D&D e lì le trovate, perché non le stampiamo più noi ma ce le stampano appunto i ragazzi di Shipping Dog, che sono gli stessi di Lady of the Lake, quelli che fanno i Days Vault. Okay, bravi ragazzi, da cui spero di ottenere i dadi per generare casualmente cose durante le avventure, dato che sono un grande fan del caos e del caso. Che dire, grazie per essere stati qua con noi. Cosa abbiamo nella prossima puntata? Nella prossima puntata dovremmo avere lo speciale horror. Non sappiamo ancora se con Matteo Scandolino o senza, ma ci sarà lo speciale horror a prescindere da lui. Matteo. Cioè, ci devi sta. Lo speciale horror dovrebbe avercelo, ma giocheremo a Cthulhu in ogni caso. Yes. 1850-60 più o meno. Call of Cthulhu. Okay. West. Sì, richiamo di Cthulhu, non l'alba di Cthulhu, proprio il richiamo di Cthulhu. Fine del XIX secolo, il passato della Opus Magnum, che già abbiamo visto in Cult. Esatto. Ok. Niente, direi che ci sentiamo settimana prossima con una nuova puntata di Fumble. Andate a seguire Sesso, Droga e D&D se già non lo fate. Se già lo fate, andate smettete di farlo subito. No, fatelo. Andate a scrivere e mandate dei sapete nel futuro post apocalittico quanto vale una di quelle magliette? Un sacco. Ce n'era una. Sì, ce n'era una. Però cosa, vampiri rimane. L'ultima cosa che potete fare è andare su iTunes e lasciare delle recensioni, delle votazioni a 5 sì. Goblin a questo punto. Esatto. Di Fumble, così qualcun altro sarà in grado di trovarci. A settimana grazie prossima. Grazie a tutti. Grazie mille. Fumble Now. Fumble Now. Sappiamo che...